bentornati. Gabri è già rotto. È già rotto, ma perché? Perché ha fatto una battuta sul Trenino Thomas. Poi, siccome io non potevo, cioè non volevo ridere perché a me fa schifo, e ridi, porco! E ha detto: abbiamo riso. Nel momento in cui Simone da 3, 2, quindi, e lì abbiamo riso. Abbiamo riso. No, gli ha fatto ridere anche il tono con cui te l'ho detto, tipo molto arrabbiato. Sì, molto arrabbiato, però, tipo, dai, cioè dovrebbe essere normale. Ridere del Trenino. L'hai detto come Geltan lo dice. Manovre evasive. Esatto. Dai, ridi. Oddio. Tiriamo in di forza. Facciamolo subito. Subito da di forza. Allora, io intanto voglio ringraziare tutte le persone che per la quinta settimana di fila, voi compresi ovviamente, siete ancora qua a guardare appunto l'avventura di Armored Soul. Sono ancora qua. Sono i nostri fantasmi di forza in realtà. Esatto, ma pure io ho un tripudio di forza interiore, ho mangiato pasta e fagioli, quindi. Ma no, perché Simone. Oddio, è questa. Capodanno stasera. Questa stanza. Sì, un po' qua e un po' là. Ma. Siamo ancora qua. Tutti si stanno chiedendo: che cazzo ci fa Gabriella ancora qua? Pensavate di esservi liberati perché, di me? A meno che. Si è dimenticata che non doveva venire. Esatto. Sì, Gabriella, ma eri morta. Dovevo scrivere. Io? Però è viva. Allora, Luca, fossi stato in te, io le avrei scritto: morta? Guarda, che essendo morta, devi stare a casa, ecco. È che non gliel'ho scritto, quindi si è presentata qua. Capito, adesso in qualche modo la di default, ormai vado in automatico, non ci penso nemmeno. Allora, c'è Simone che ha bisogno di te, Gabri, se vuoi andare via. Vabbè, ovviamente di là c'è il buon Simone e la ancora più buona Veronica, che se devo fare comparazione comunque. Certo. Beh, certo. Esatto. Sono d'accordo. Si stanno occupando della regia, grazie mille. Come stavo dicendo, grazie per essere qua per la quinta settimana di fila, grazie mille a tutti quelli che fanno i follow e anche ovviamente i sub. Non è stato ancora beccato l'easter egg. Io lo so che voi in particolare, tu che mi stai guardando, no, so non che. Non tu. No, quello dietro. So che brami di sapere qual è l'easter egg, ma oggi non verrà detto. Io lo dico poi anche così, Guine, eventualmente poi lo può scrivere in chat. Oggi non verrà detto per favorire, ovviamente, chi lo guarderà su YouTube. Perché poverino, magari tu adesso che sei su Twitch ci vedi. Se tu invece che sei su YouTube sei in delay di 48. Dottore, ma a me piace la parola di lei. Guarda che non c'è nessun di lei se non ricarico io la puntata, eh? Molto attivo. Allo porco. Ecco. No, a me l'ha detto. A me l'ha detto mentre sì, perché mi ha rotto il cazzo. Io non lo so. Nemmeno io lo so, però attenzione. È veramente difficile. Allora, veramente infognato. Oh, finito l'episodio. Abbiamo montato io e Matt. Finito l'episodio, me lo dici. Vabbè, lo dico a te in segreto. Sì, non in live. Sì, anch'io vorrei sapere. Però appunto. Un po' di curiosità. A te settimana prossima, Andre. Va bene. Gabriella, quella dopo ancora. Esatto. Quando non ci sarà più. Gabriella lo diciamo a Luca. Quando a Luca, direttamente. Alla terza stagione di Armored Soul. È molto difficile e. Non sarà facile beccare, però dicevo appunto il premio in palio. Esatto, ne parlavo con Luca e Luca ci ha detto: cavolo, ma è veramente persino io, che anch'io sono abbastanza fan di Star Wars, non l'avrei mai beccato, ma proprio mai. E dice: sì, è vero, però il premio è un bel premio, non è un qualcosa che posso, cioè deve essere. Il premio vale la candela. Esatto. Quindi ragazzi, non saprei darvi suggerimenti. In sostanza, detta in una parola, inculatevi. Ma non mi sembra mi dissocio dalle parole di Ambrose. Ma no! Noi siamo sempre molto safe. Inculcatevi un po' di Incuneatevi. Incuneatevi, andate a più. Kathleen Kennedy di merda. Così. Non mi dissocio, non volevo dissociare. E va bene. Si scherza. Allora, visto che mi avete già rotto, tirate il dado destino. Forza. Alte, forza. Uno nero. Ce la facciamo. No, due neri. Allora li metto in automatico. Ma aspetta, aspetta. Se Andre nasconde il dado, aspetta. Sono due neri. Allora sono due neri. Però ti ricordo che in quei dadi che hai fatto tu ci sono molti più neri. No, allora il cazzo. Fammi vedere che dado è. Erano due neri. No, quelli originali ce li ho. Comunque, no. Dateci gli originali. Erano due neri. Però era il dado fallato. Era il dado fallato che presenta molti più neri di quanti non dovrebbe. Adesso vediamo, facciamo una media tra il dado. No, tira quello e basta. Dai, la tira lei prima. Prego, prego.
Due neri. Ecco, quindi abbiamo recuperati subito, non devi neanche tirarli fuori. Mannaggia. Un nero. No. Vabbè, ridammi sto dato, va, per piacere. Devo ancora tirare io, che potrei... No! Che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Non è cambiato niente. Un nero. Perfetto. Ho cominciato benissimo, ragazzi. Non è cambiato niente. Sì, Simone, ti sento, un po' caotica oggi. Allora, ti volevo chiedere se puoi ricordare ai telespettatori da casa che in cosa consiste questo primo lancio di dadi con i tiri neri, i tiri bianchi. A capire quanto siamo sfigati. Siamo alla quinta puntata. Tanto, come state notando, siamo tanto sfigati. Ragazzi, i tiri che abbiamo fatto servono per mettercela ancora di più nel Baugigi. Per inculcarci ancora di più. Ma fossero stati bianchi, avreste potuto utilizzarli voi per potenziare un dado di difficoltà. O diminuire, in realtà. Vabbè. È per quello che non ti faremo vedere la nostra patong. Ma i verdi diventano gialli o i viola diventano rossi. Ma prima di cominciare ne approfitto, ricordiamo, ragazzi, ci vediamo al Torino Comics il 15 e 16 aprile. Ci saremo io, Luca e Gabrio insieme a voi, pronti a tornare nella mia bella Torino, in Regno Sabaudo, ai Savoia. Portate dei gianduiotti. Dentro i marinai. Portateli dei gianduiotti e roba da bere, tanta, imbottigliata. Non tanta, no, ma io poi bevo a casa, io bevo a casa. Ci vediamo appunto il 15 e 16 aprile a Torino, vi daremo maggiori informazioni sia sul nostro canale Telegram Intel's Herald che ovviamente su Instagram. E ragazzi, non dimenticatevi che è aperto il pre-order di Sia Oscuro Signore Lux Astra. Yes, Oscuro Signor. Yes, quello. Yes, Dark Lord. Che appunto uscirà ufficialmente al Play di Modena, nuovo set di casa editrice Pendragon sul gioco da tavolo interpretativo super scemo e super bellissimo che è Sia Oscuro Signore, interamente a tema Lux Astra. Trovate il link perché il buon Guine starà spammando il link in chat e io scommetto che qualcuno l'ha fatto, quindi applauso ai mod. Bravi. Compra Oscuro Signore, compralo adesso. State dietro al pre-order e vedremo appunto noi di fare degli altri contenuti riguardanti Oscuro Signore nel corso delle prossime settimane. Oscuro Signore. Alla linea a voi studio. Per quello che si è capito, perché Andre nel frattempo sotto stava parlando. No, certo. Stavo facendo pubblicità dicendo compra Oscuro Signore. Fumate. Posto? Posso masterare? Oggi c'è un sacco di caos, no, oggi il party. Compra canistracci oil. Era molto base, Molto base. Se era subliminale, presente tipo quelle trasmissioni. No? Veronica? Posso masterare? Mi porteresti un bicchiere d'acqua, per favore? Grazie. Ok. Aspettiamo che Veronica arrivi col bicchiere d'acqua. No, allora vado io. Ci metto meno. Ma così. Non manca un tiro? Meno. Allora facciamo un po' che come tiro cazzo manca? Ci pare. Ah no, abbiamo tirato tutti, niente. Sì. Ci ho provato, Luca. No, io non ho tirato. Ma tu non devi neanche tirare, sei morto. Forza, sei pure morta, Gabriele, ma che tiri a fare? La borraccia. La borraccia. Io non devo alzarmi niente. La borraccia. Io l'ho brevettata, la borraccia. La borraccia. Non è questo il momento di parlare dei miei progetti. È una farsa. Non è il periodo in generale. No. Infatti domani emigro all'estero. Ma questo è il pre-show di Navigavia. Certo, benvenuti al pre-show di Navigavia. Mi sono preso direttamente la borraccia. No, Navigavia io ho già dato. Sicuro? In realtà no. Esatto. In realtà manca qualcosa. Manca qualcosa. Ma detto questo, eravamo rimasti su una Nebulon B che deve farlo lui riassunto sotto. Cazzo, siamo arrivati al quinto episodio, è vero? Tocca a te riassumere. Allora vai. Eravamo rimasti sotto una Nebulon B, le ultime parole del gruppo di Geltan e compagni, scappando da un pianeta che ha fatto kaboom, ma non... No. Però ci stava. Però è giusto. Sì. Allora, ci sono successe cose. Puoi dare sì. Allora, dopo esserci sparati autonomamente nello spazio tramite delle casse, siamo arrivati su una stazione orbitale che a quanto pare era in mano ai figli. Questo gruppo chiamati i figli. No, penso figli di Barando. Figli di Barandò. Io ce l'ho figli di Barandò. Era il messaggio. I figli di Baldambembo. E praticamente cosa è successo? Noi dovevamo rubare questa lega di cromo. Giusto? Sì. Questa lega di cromo l'abbiamo trovata, abbiamo deciso, sì, l'abbiamo trovata in delle casse, sapevamo dov'era, quindi abbiamo detto andiamo a prendere questa lega di cromo per poi caricarla su questa navicella e andare fuori dalle palle. Ma non è andata bene perché tutti i tizi della nave che lavorano lì, che tra l'altro sono anche sottopagati probabilmente, si sono arrabbiati. Quindi un tizio come il Jedi, quello con la mascherina che non respira l'aria normale, Maestro Plo Koon. Maestro Plo Koon ha detto, no,
facciamo a botte. Quindi partono le botte, Rea decide di far esplodere il mio droide con una granata, ed è per questo che poi ha subito quello che ha subito nel suo destino. Il maestro Plo Koon decide di fake. Perché poi adesso va, cioè io immagino già Simone lì che scrive maestro Plo Koon. Non lo scrivere Simone. A un certo punto diventa il bruco Gianluco, perché io gli taglio tutte e due le braccia. Forse un po' arrabbiato per il fatto che il mio droide sia distrutto, la mia unica famiglia è morta. Spara che ti spara. A un certo punto succede che volano caccia, si schiantano su gente. Geltan decide di fare proprio la scelta migliore del mondo, che è aprire le paratie e far risucchiare tutti fuori, noi compresi. Quindi la nostra Rea viene risucchiata fuori come, come una cosa che viene risucchiata fuori. Beck decide di provare il salvataggio agganciandosi con una corda, ma non la trova, quindi Rea muore malissimo. Se lo meritava? Un po', non tantissimo, un po'. Se non avesse distrutto il droide non se lo sarebbe meritato, però un pochino se l'ha meritato. Un po' fazioso questo. Sì, vabbè, lo sto facendo io. Poi allora decidiamo di richiudere le porte, perché giustamente decidiamo di richiudere le porte, perché sennò continuiamo a essere tutti ciucciati fuori dalla nave. Geltan purtroppo si salva, Beck purtroppo si salva, io mi salvo. Bylock teoricamente gli hanno sparato. No, noi l'abbiamo visto senza teoricamente gli hanno sparato. Teoricamente, perché noi l'abbiamo visto cadere teoricamente morto, ma poi Bylock non c'è, quindi non sappiamo se è stato risucchiato anche lui fuori. Se è morto felice nel caso, perché per le sue ultime parole, ma io lo so, mi interessa. Esatto. Era una persona molto semplice. Esatto. Ed è morto lì. Il nostro gruppo di improbabili eroi decide quindi di allearsi un'ultima volta per caricare queste due casse di Como che sono rimaste, perché non è che abbiamo potuto far molto. Carichiamo tutta questa navetta, apriamo le porte, finiamo nell'iperspazio, ma non si può uscire dall'iperspazio, è complicato. È saltato un passaggio in cui tornate indietro, trovate la Pantoriana. Ah sì, troviamo la Pantoriana. Siete dei coglioni, ve ne volete andare. E noi io con la forza li ho chiusi dentro un corridoio tipo scatolette della Simmental. Scappiamo e ci attacchiamo sotto la Nebulon B, perché sarebbe un suicidio uscire non abbiamo neanche un radiofaro. E quindi niente, Rea sta facendo Lucy in the Sky with Diamonds via nella galassia, e noi siamo appunto attaccati a questa Nebulon B e stiamo semplicemente aspettando che esca dall'iperspazio per levarci da culo. Non so, forse Simone non è d'accordo. Sei d'accordo? Però sì, mi sembra tutto corretto. Io sono d'accordo. Sei d'accordo? Sono parzialmente d'accordo. Lui è da Candros invece. Perché Andros ha sempre ragione. Giusto. Andros sì. Ma non Rendar. Geltan e Rendar no. Ma comunque. Volete aggiungere qualcosa, compagni di viaggio? Abbiamo delle scarpe. Geltan ha tentato di salvarvi. È vero, Beck ha delle nuove scarpe magnetiche che gli ho regalato. Tolte a un cadavere, ma gliele ho regalate. Che vanno ricaricate, però va bene. Eh sì, vabbè. Però ce le abbiamo, ci sono. E al posto di guida ci sono Reginald e io, sì. Mentre sul retro ci siamo io e lui, stretti così, con le casse di cromo che occupano lo shuttle. I minuti scorrono nel silenzio più totale. Tutti i sistemi sono al minimo indispensabile, giusto i sistemi di sopravvivenza e i sistemi di aggancio magnetico. Reginald lo sentite col fiato un po' corto, classico, tipico, delle persone che se la stanno un po' facendo sotto. In questo momento la cosa che vi colpisce un po' di più è il fatto che Rea non è più con voi. Per un motivo o per l'altro, la Twi'lek, dopo aver attaccato il Keldor in maniera anche abbastanza violenta, purtroppo non è più con voi. Non sapete ovviamente che fine abbia fatto, anche se è facile capire che probabilmente la sua fine non è stata per niente piacevole. L'unico rumore che c'è è un leggero bip che segnala che comunque c'è alimentazione all'interno della piccola navetta, piccolo shuttle agganciato alla Nebulon. Attorno a voi le luci bianco-azzurre dell'iperspazio, del tunnel iperspaziale, illuminano la plancia di comando in un silenzio spettrale. Questi beep mi stanno facendo venire mal di testa.
Io sono in silenzio, sto pulendo il fucile e il blaster leggermente assorto, tenendo d'occhio le casse di cromo. Io sono abituato alle rumori e rotture di coglioni, perché abbiamo combattuto su pianeti separatisti e roba del genere, non è che ne eravamo proprio comodi, quindi ci ho fatto veramente il callo. Sono lì che sto pulendo la mia arma con l'olio, con così. La navetta che avete preso, uno Stark Motor 2000, se non erro, 3000, insomma, mi sfugge. 2000, modello, avevi 2000, detto. Esatto. È una navetta di trasporto civile, non ha armi, ha qualche fila di seggiole molto spartane. Per farvi capire, è più simile a un bus che a un'astronave vera e propria. Faccio un rumore con il mio apparecchio, insomma, no? per le corde vocali. Mi dispiace per il tuo droide. Ah, già il mio, scusate. Beh, sì. No, penso stessi parlando ancora con lui. Io sono davanti di fianco a Reginald, che in realtà non so cosa stia facendo Reginald, ma un po' come ne cala. Sono lì in realtà con vari pezzi per capire che cosa posso salvare appunto del povero BD, che cosa poi dovrò sostituire. E faccio... dovrei essere in grado di ripararlo una volta arrivati da qualche parte, quindi... Il nucleo di memoria è intatto? Sì, quello sì, è tutto il resto che è andato un po'... Allora è salvo. Se riesco a sistemarlo, sì, devo provare a farlo ripartire, ma ci proverò. L'ho già aggiustato un po' di volte, in realtà. È uno dei vantaggi di essere un droide. Mm-hmm. Poter essere riparato con facilità. E tipo tira fuori proprio un... tipo così, perché gli viene male. Vuoi una messa a punto anche tu? Non sarebbe male. Dovresti chiedere al nautoliano. Forse lui ha qualche pezzo che gli è rimasto in mano. No, non credo. Dalla distanza a cui ti ha sparato, non credo. Figlio di... E tipo tiro un insulto, ma non a lui, cioè al nautoriano, tipo un insulto pesantissimo. Che è in uno degli ultimi episodi di Mandalorian, avevo scoperto che figlio di, non mi ricordo che cosa esiste. Esatto, è vero, esatto, è vero. Quindi... Penultimo episodio, c'era un figlio quindi, di... Dico quella roba lì, fondamentalmente. Che non mi ricordo perché non ho visto. Lo dice Bo-Katan, ma non mi ricordo nemmeno io più cosa. I minuti passano, scorrono abbastanza interminabili. A un certo punto sentite il rinculo della nave e non ci sono più luci né bianche né azzurre che illuminano il cockpit. Appena vi affacciate vedete che siete usciti dall'iperspazio insieme con la Nebulon. Posizione? A chi la stai chiedendo? A Jax, che è sul coso comandi. Pip, 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 pip. Pianeta Keldor. Pianeta Keldor. Beh, direi di fare calcolare il salto nell'iperspazio e tornare a Nashadar. Sì, prima che rientriamo nell'atmosfera del pianeta mi sembra la soluzione migliore. Già. Credo che una Nebulon... No, entra in una... La Nebulon è una specie di stazione spaziale orbitale. Esatto, è una nave che non è stata progettata per fare lavori in atmosfera. Se entra in atmosfera ha bisogno di un ponte particolare perché non ha... L'agganci. No, sicuramente dobbiamo andare via prima che altre navi si stacchino da qua e potrebbero vederci. Quindi, Reginald, fai il calcolo del... Salto. Reginald, dovremmo essere molto precisi. Ci staccheremo dalla fusoliera non appena terminato il calcolo per l'iperspazio, non un secondo prima. Rischieremo di portarci via un pezzo della Nebulon e noi di finire il viaggio prima di cominciare. Jax, aiuti Reginald? Sì. No, beh, aggiungo io un dado potenziamento. Ah, ok. Sto avendo alcune piccole difficoltà, ma credo che in 5-6 minuti di potercela fare. Va bene. Vedete che Reginald è molto teso e anche forse un po' triste. Io vado verso Reginald e con una fatica epocale gli metto una mano sulla spalla.
Lo senti scattare un attimo, poi ti guarda, vede dietro. Sei stato bravo oggi. Grazie, signore. È stata una giornata strana per me. Le giornate strane saranno la normalità. Ti abituerai. Tolgo la mano e ritorno indietro verso Beck. Che augurio. Sei cagato addosso. Però c'è stata questa dimostrazione d'affetto. È una bromance devastante. Una bromance devastante, si è innamorato. Sì, vedete Reginald che sta calcolando. In questo momento l'utilizzo del navicomputer non è un'ottima idea, utilizzarlo al 100% della potenza, anche perché servirebbe un astrodroide. Servirebbe un astrodroide, ma purtroppo non c'è, quindi deve fare i calcoli Reginald in parte... A mano. Non dico a mano, però quasi, utilizzando le mappe stellari, perché comunque se accendesse il navicomputer potrebbe essere rilevato dalla Nebulon. Domanda per esperienza: se io tentassi una comunicazione con appunto il quartier generale, con Soka o con chi per lei, è un qualcosa che potrebbero beccare? Tipo, sì, in questo momento comunicazione intercettata è appunto un discorso di silenzio radio, quindi. Allora non faccio i cazzi miei. Il rischio è elevato, lo sai, perché avendo comunque tu lavorato nell'ambiente militare ti rendi conto che è possibile. Sì. Allora, non è facile, anche perché comunque il tuo canale è privato, sì, criptato, eccetera. Non attirare attenzioni. E un conto è, tu sei nello spazio e senti un canale criptato e dici... Un conto è, sai che potrebbe esserci qualcuno e quindi appena senti... Se non fate altro, Reginald al suo punto calcola e vi dice: ok, dovremmo esserci, devo fare una manovra un po' azzardata per lo sgancio e... Mi giro di 180 gradi e ci fiondiamo nell'iperspazio. Ce la fai da solo? Sì, la manovra non è particolarmente difficile. Bravo. Vai. Ok, Reginald prende i comandi, sentite il clunk dello sgancio dei magneti. A quel punto uno forte scatto, perché lui accelera al massimo per allontanarsi dalla Nebulon. Appena vi allontanate un pochino, vi siete sobbalzati dal fatto che uscite dagli scudi della Nebulon, che eravate all'interno di quello che appunto è lo spazio che occupano gli scudi. Appena uscite fuori dagli scudi, sentite pip 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 che venite puntati dalla Nebulon. Ma appena cominciate a sentire i rumori dei blaster in lontananza che vi stanno raggiungendo, Reginald, e partite nell'iperspazio nuovamente. Siete di nuovo sotto l'influsso delle luci bianche e azzurre dell'iperspazio. Reginald tira un sospiro di sollievo. Bravo, Reginald. Grazie, signore. Ricordati che ti aspetta una promozione finito il lavoro. Grazie, signore. Promozione di che tipo? No, sono curioso, più che altro. È una promozione. Quindi da al servizio del nulla al servizio del nulla, ma maggiorato? In un certo senso. Se consideri nulla tutto questo. Se stai parlando dell'impero, l'impero non esiste più, Geltan, forse devi entrare nell'ottica che l'impero non esiste più. Però se vuoi posso mettere una buona parola con la ribellione, anzi, con la nuova repubblica. A te scegliere. Ah, Regina, c'è questo sorriso un po'... guardo Regina e gli dico: guarda, fidati, neanche nella nuova repubblica. Vai da solo, vai per la tua strada, fatti una vita, fidati. Ma signor Jax, io sto bene con l'impero, ho sempre vissuto sotto l'impero. Non esiste più l'impero, Reginald. Ma io ho visto gli Star Destroyer, ho visto... Reginald, l'impero non esiste più, l'abbiamo debellato dopo Endor. Ma il fatto che voi abbiate detto che l'imperatore è morto non vuol dire che lo sia davvero, insomma. Endor è stato uno sfortunato incidente. Per la seconda volta. Beh, nessuno è perfetto, evidentemente. Ma da non essere perfetti a fare due minchiate uguali due volte, guarda che ce ne passa di tempo, eh? Beh, in ogni sistema perfetto purtroppo esiste una parte che non accetta la perfezione e quindi opera per creare disordine nella galassia. Quindi secondo voi, secondo te, l'impero era l'ordine che la galassia aveva bisogno, giusto? Se ci fosse stato l'impero oggi, questi pirati spaziali non avrebbero potuto... Esattamente. Se non si ci fosse non stato molto nell'orlo esterno, E se non ci fosse stato l'impero, non ci sarebbero stati così tanti pirati al giorno d'oggi.
Ma chi ha liberato questi pirati e il costo di vite quanto è stato per la vostra liberazione? Ci avete pensato? Tutta gente che non aveva nulla, lo stesso Reginald non aveva nulla. E quindi li schiavizzate sotto il nome dell'impero, giusto? Ti senti schiavizzato, Reginald? No, signore. Vedi? Ho un lavoro. Mm? E ho un guadagno buono. Mm-hmm. E posso viaggiare per il mondo. Crediti imperiali, giusto? Sì, certo. Mm. Perché? Capito, Beck, crediti imperiali, proprio spendibili in tutta la nuova Repubblica, eh? In che senso? Spero che, spero che tu sia svelto ad andare a una banca e cambiarla con altri tipi di crediti. Già. Signore? Chiedi in giro. Beh, che cosa ha più valore, un conio nuovo e senza alcun valore, oppure un conio stabile nel tempo? Che non esiste più. Esiste come? Però te l'ha mandato gli euro convertitori. Sì, sì, quelli con la calcolatrice, no? Un credito imperiale sono 1,927 crediti. Credi della Repubblica. Davvero che tutto ciò che hai possa sparire da un momento all'altro solo perché un gruppo di... Aspetta, com'è che era? Soltanto perché una baldanzosa bambocciona balda di banda di babbuini. No, Andrea, no, l'hai sbagliata così, tutta. Non era così. L'hai sbagliata tutta e poi è Harry Potter quello. Vabbè, ho capito, metti insieme le due cose. Non me lo... Come cazzo era? Va bene. Era Harry Potter. Feccia ribelle. Feccia ribelle. Vabbè, era per fare un misto. Feccia ribelle. Feccia ribelle. Soltanto... Soltanto perché della feccia ribelle ha deciso che i tuoi soldi non valgono più. Come ti senti? Beh, non proprio della feccia ribelle. In realtà la senatrice Organa. Ah, no, è vero, il Senato è stato sciolto. Cosa molto delicata. Il Senato come, ha votato. Come la seconda morte nera. Il Senato ha votato. Dai, Geltan, per favore. Non venire a fare il politico a casa mia, per piacere. Nel senso, io capisco che sei nato sotto l'impero e l'impero ti ha dato tanto. E che tuo padre era una delle teste di cazzo dell'impero. E hai visto tanto della galassia, ma attraverso appunto una sorta di caleidoscopio che ti riduceva comunque la visione. Ma... Macro binocolo, intende, signor Clone? No, i caleidoscopi sono dei giocattoli tipici di Naboo, molto interessanti. Non li abbiamo nell'impero, abbiamo una versione alternativa. Sì, perché se ci guardi dentro è tutto non capisci niente. Esatto, che è un po' il loro punto di vista. Esatto. Vedono tutto ma non capiscono niente. Ma in realtà è... Ho capito, signore. Un po' come quelli che hanno costruito la seconda morte nera. In realtà era quello che stavo dicendo di te. Tu hai visto dell'impero, della galassia, soltanto attraverso un filtro. Quindi non parliamo per semantica. Ho capito, Beck, e per la prima volta ti chiama con il tuo nome, nel senso. Ho capito, Beck, ma tutto questo nuovo ordine che voi avete in mente, a che cosa ha portato se non ad altro disordine? Quanto tempo fa è esplosa la morte nera, la seconda? Un mesetto fa. Neanche. Minchia, dammi il tempo. Dammi il tempo, porco! Infatti, minchia, dammi il tempo, Geltan. Quando l'impero è nato, in un giorno aveva già tutto pronto, evidentemente. Perché l'impero non è nato in un giorno, l'impero è nato in molto più tempo. E allora che cos'è più stabile? Un qualcosa che è stato programmato per tempo o qualcosa di raccogliticcio? È vero quello che avete detto, l'impero su Endor è stato sconfitto da una banda di orsetti perché è stato compiuto un errore che non verrà ripetuto. Certo, io capisco il vostro punto di vista. Perfino io potrei cambiare idea in caso di una terza disfatta. Non avrebbe senso continuare a perseguire un ordine che non è in grado di mantenere se stesso e porterei dietro anche te. Grazie, signor. Per una terza disfatta servirebbe che l'impero esistesse ancora. Cioè. Esiste. Ok, se tu sei convinto così... Te lo garantisco. No, ma mi fido assolutamente. La ribellione ha avuto solo una piccola vittoria, una vittoria che è costata tantissimo. Guarda, per quanto mi riguarda, per me impero, ribellione, sinceramente, a me non me ne frega un cazzo. Sì, lo capisco che sei un lupo solitario, quello che ti voglio dire è che ci sono state milioni di morti. Se per quello ci sono stati milioni di morti anche quando i separatisti se la prendevano con la vecchia Repubblica. Infatti i separatisti sono stati eliminati o inglobati all'impero risparmiando ad altri tantissime noie.
sono stati milioni di morti anche con la purga di Mandalore, la purga di Kamino, tutti quanti i miei fratelli lasciati a marcire per le strade in povertà senza una possibilità di guadagnarsi del pane. L'Ordine 66? Sei sempre lì. Stiamo facendo squadra comune contro l'impero, poi non rompermi i coglioni. questa è Inga. Ma, non mi parlare del comunicatore quando sto litigando con Getta, per piacere. Ma la frase non mi rompere i coglioni è arrivata finalmente. In realtà ci vorrebbe un po' più di tempo, ma sì, stringiamo. Diciamo. Arrivate alla bellissima, 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 simpatica, tipica Nar Shaddaa, la luna di Nalhatta o Nalhutta, dipende dalle versioni che vi piace. La città, come vi dicevo nel primo episodio di questa campagna, è una città che sovrasta l'intero pianeta, un po' come Coruscant, ma non è così pulita e perfetta, tra virgolette, come Coruscant. È piena di feccia criminale, di contrabbandieri, pirati. Perché? Perché qua comandano gli Hutt. Gli Hutt sono il più grande sindacato criminale, più forte, fino alla morte di Jabba. Alla morte di Jabba hanno avuto un bel da fare nel cercare di capire chi poteva detenere il potere degli Hutt. Molti altri si sono fatti avanti. Tipo il sindacato Pike. Sindacato Pike, l'Alba Cremisi e altre centinaia di piccole bande che volevano il potere dopo che Jabba era morto. Voi conoscete benissimo dove atterrare. Entrate nell'atmosfera e atterrate appunto nella piattaforma di atterraggio più vicina al Palazzo dei Gemelli. Uh-huh. Attorno a voi un via vai continuo di navicelle che vanno e vengono dall'atmosfera, ma anche numerose navi all'interno dell'atmosfera, quindi taxi spaziali, swoop bike e chi più ne ha più ne metta. Il traffico attorno a voi è praticamente ingestibile e il rumore è altrettanto fastidioso. Come usciamo dall'iperspazio, io sento i ribelli. Generale, ok. Generale Soka. Quando io mi posso collegare allo stesso canale suo, sì? E il suo è... È proprio... No, perché volevo... Dipende se lui ha un canale privato. Avremo un canale privato noi dei ribelli, cioè, per parlare con sì, i capi. Sì, ma suppongo che il suo sia proprio... Ci abbiamo un gruppo di Telegram. No, ma sì. Ah, cioè, la vuole salutare... Sì, cazzo. Metto via voce. È la Soka. Comunque io sento, perché non è che è insonorizzato da dentro per dentro, no. È il casco. Io sento quello che dite voi, non sento quello che dicono loro, quello però... che dice Beck. Generale Soka. Ah, Beck, sei tu. Che fine avevi fatto? Un viaggio movimentato nell'iperspazio. È una storia lunga, farò rapporto non appena concluso tutto. Dove siete? Siamo appena tornati su Nar Shaddaa. Avete recuperato la Lega? Due casse, ma credo che una dovremo darla appunto agli Hutt come parte dell'accordo. Io sento lui che dice due casse. Dico, ok, sì, abbiamo due casse effettivamente. Però non sento quello che dice Soka, no, quindi infatti, non posso intervenire, niente. Senti tipo una voce... Ok, va bene, Beck, cerca di fare il possibile. Mi raccomando, tieni d'occhio Jax, è una testa calda. Me ne sono accorto. Ok. Avremo modo di parlare. Lo sai dove trovarmi? A dopo. Pip pip. Amici a casa? No, la mamma. Ah... Direi che, visto che gli Hutt, comunque contrabbandieri e simili, sono feccia della peggiore specie di cui non bisogna fidarsi, una buona idea potrebbe essere scendere con una cassa a Reginald e rimane in orbita con l'altra cassa, al sicuro. Perché se no ci vuole un attimo, secondo me, che arriva qualcuno degli Hutt che prende in ostaggio il povero Reginald e ci privano di entrambe le casse. Hai ragione. Concordo. Beh, scendiamo allora e apro il portellone. Prima di scendere, tipo, mi avvicino a Jax, tipo, dopo una mano sulla spalla e gli sussurro. Abile questa. Ma non ci vogliamo far sentire la scelta. Credi di essere in grado di rendere questa nave tracciabile? Sì, c'ho un tracciatore nascosto, non posso farlo.
Ho deciso che un tracciatore nascosto ma nel braccio. Vota Andros. Ma che vota Andros? Prima è andato ad entrare in politica, poi ti voto. Esatto. Sì, posso farlo. Prova a darsela. Giusto, scusami, qua è colpa mia. Bene, allora fallo. Così almeno se Reginald prova a scappare con la cassa, lasciando qua Geltan, possiamo comunque rintracciarlo. Vuoi che metto un esplosivo? Teremo così anche la cassa di cromo. Hai ragione, peccato. Nel frattempo, prendo il muletto e tiro giù. Io okay. Tiro fuori un tracciatore. Tac. Bella, Reginald. Reginald, bam, qua sulla tenda. Dove la metti? Poi lo metto, lo nascondo da qualche parte sulla nave. Sulla nave? Sì, sulla nave. Dentro la nave, fuori dalla nave? Dentro la nave. Dentro la nave, ok, perfetto. Io sono dentro la nave, con Reginald. Sì, ho capito, è un rubino piccolino così che se io cammino vicino a un tavolo, tocco un tavolo così, lo fisso. Sì, ma siccome sei già strano di tuo, Jax, cioè se io vedo che non è che stai lì a far controllare la polvere e fa dice serve il vetrino. Ho capito, non è, fai non così è che vado sulla in mia cosa. Cioè, non è che vado in giro così a cercare un posto, ce l'ho in mano, quando passo mi appoggio un attimo da una parte, mentre passa è come tipo, sai quando ti aggrappi tipo in metropolitana per scendere, perché... No, in quel momento lì sembri uno che sta tentando di dissimulare una scoreggia fallendo miseramente, perché tu tenti di appoggiarti ma non c'è nessun movimento. Beh, scendendo in qualche modo, tac, metto il tracciatore. Sì, non te ne accorgi. Va bene, non me ne accorgo. Io comunque parlo con Reginald, certo. Sempre a bassa voce, ovviamente. Tutti i segreti, cioè. Eh beh, per forza, cioè, questo gli ha appena detto fai esplodere tutto, però... Io in realtà gli ho detto di non farlo. No, è tardi. Dai. Comunque gli avrei detto, perché quando tu hai detto rimani su, io ti ho detto sì, ha senso. Signore, mi dica. Mi avvicino per parlare bassa vocissima per non farmi sentire. Ovviamente. Ok, emozione. e lo bacia. Un sussulto tra sale. Qualsiasi cosa dovesse andare storta, io sto sussurrando in questo momento, lo dico bene. Qualsiasi cosa dovesse andare storta, tu prendi e vai via con la cassa di cromo, portala dove sai tu. Ok, signore. Però ricordati che questi sono particolarmente intelligenti, non sono stupidi come sembra. Quindi, una volta arrivato, disfati di tutto ciò che non è necessario. È possibile che ti seguano. È possibile. Quindi prendi tutte le precauzioni del caso. Nel dubbio, lasciami indietro. Certo, preferirei che non lo facessi. Nel dubbio, lasciami indietro e porta risorse e personale per recuperarmi. Ma soltanto dopo. La priorità è la cassa. Ricevuto, signore. Se non mi senti, questo è il piano. Geltan, su, dammi una mano. Hai ragione, stavo complottando cose imperiali e vengo e prendo la cassa. Per... Non avevo minimamente dubbi. Scarico una delle due casse sulla cosa e invece col muletto tiro fuori l'altra. Ok. Mi sei sembrato un attimo tipo muletto, qual è il muletto? No, è che stavo renderizzando. Ok. sul ponte ci aspetta qualcuno, non della nave, dello spazioporto. Allora, sul ponte no, però vedete in lontananza che c'è gente, è una città molto frequentata, quindi vedete un sacco di persone di varie razze, tipologie, sesso, che sono comunque nelle zone. C'è per caso un telone? No, vabbè, è solo una cassa. Non ha simboli di nessun tipo la cassa, quindi... No. E allora possiamo tranquillamente portare, siamo solo gente che porta una cassa. Quanto lontano siamo dal palazzo dei... Non siete particolarmente lontano, un paio di minuti a piedi. Ah, ok. 4 parsec. Come scusi? ok, e io comincio a spingere sto portapacchi. Quando siete sul ponte che porta fino alla zona dove c'è il palazzo, venite raggiunti da un ragazzino vestito un po' in maniera sciatta, direste forse una specie di senza tetto, barbone, così via, però... Quando si avvicina, attiva il comlink e comincia a farvi domande. Tipo, chi siete? Cosa volete? Dove venite? Cosa siete venuti a fare qua? Un fiorino. Io lo ignoro, anzi mi assicuro alle mie spalle che Reginald sia ripartito.
Vedi che la nave, lo shuttle, riparte esattamente come le istruzioni. Allora io passo il tempo a guardarmi attorno per vedere se non attiriamo l'attenzione di qualcuno, mano al blast. Il ragazzino continua a farvi domande su cosa volete fare, cos'è quella cassa, cosa siete venuti a fare qui. Perché siamo su un ponte, quindi se lo spingo con la forza lo vola nel vuoto, sì. Giusto? Okay. No, era così per curiosità. Sì, purtroppo in Star Wars le ringhiere non ci sono. Non esistono le ringhiere. No, corrimano. No, Non esistono. Pericolosissimo. Io lo guardo, faccio... E ti punta con tipo con un comlink. Io lo guardo, faccio... Ragazzino, non è il momento. Vai, per cortesia. No, ma sono curioso. Voglio compilare le mie memorie. Ma ci sono tantissime navi che sono appena attraccate. Vai a compilare le tue memorie da un'altra parte. Sì, ma voi sembrate interessanti. Uso la forza per mandarlo a fanculo. Vattene a fanculo. Sì. Andrò a fanculo. Cioè, tipo, queste non sono le informazioni che stai cercando. Hai questo potere? No. Allora non potrò farlo in qualche modo, sono un cazzo di scelto. Hai scelto di mimaxare i TIE Fighter? Questo, che cazzo. C'è un TIE Fighter? Glielo lancio contro. No. Questo bambino quanti anni ha? Ha 12-13 anni. Allora mi abbasso verso di lui. Cosa stai facendo, ragazzino? Vorrei intervistarvi. Vuoi intervistarci? Sì, io intervisto sempre le persone che fanno avanti e indietro nello spazio. Un giorno c'entro anch'io. Ne sono sicuro. Ti prendo dalla tasca, tiro fuori un credito imperiale. Non so se ci sono le cosine, mi sembra che fossero sì, cosine sì, nere, sì, no? Sono dei rettangolini. Dei rettangolini, cioè fai conto imperiale. Un credito, ma non dei un credito, regoli. Fai conto tipo 100 crediti per dire. Sì, sì, vabbè, una cifra non un centesimo, ma un paio d'euro. Esatto, comunque. No, anche un po' di più, no? Volevo dire 10 euro. Anche un 50 per dire. No! 50. No. Tiro fuori quattro lingotti di pesce. L'impero è generoso. Basta, Gabrio! L'impero è generoso. Ok? Grazie, la valuta. Gli do questi 50 crediti. Gli dico, guarda, adesso non è il momento, però se vuoi più tardi. Hai tanti amici su questo pianeta? Sì, direi di sì. Ok. Questa è una frequenza. E gli do anche un. Non so se un bigliettino, insomma, una non roba. C'è la carta in Guerre Stellari. Non c'è la carta. Ok, gli voglio dare tipo una frequenza. Una frequenza per telefonare. Insomma, sì, una pennetta per eventualmente telefonare. La prende un po'. Prende i crediti, prende la pennetta, ti guarda un po' confuso. Nel caso in cui tu avessi bisogno o pensassi al tuo futuro, puoi contare su di noi. Io voglio fare il giornalista. Ne abbiamo bisogno. Ok, va bene. Cosa sei? L'aeronautica e le fiere del fumetto? Sì. We want you. Capito? Cioè, a me sembra un pedofilo fuori dalle scuole, però... Ma no, che cazzo? Anche. Cioè, pensato. Ragazzino. Quando gli ha chiesto cos'hai da fare dopo? E Gabriella un po'... No. Cioè, veramente. Tipo non capite la strategia, questa è strategia. No, l'ho capito. Molto, molto figo. Però mi sa molto tipo, ehi ragazzino, figo il tuo cosplay di Demon Slayer. Sai cosa sarebbe veramente Poggers? Unirsi all'esercito. No, l'ho sentito almeno 38 volte questa battuta. Però è molto vero. Comunque, mentre parli con il ragazzino che annuisce alle cose che dici, il team ribelli invece prosegue nel piccolo... Ah, ce lo lasciamo alle spalle? Ciuf. Io mi sono immaginato che voi lo lasciate alle spalle. Mi sembra di aver capito che non è che siete qua. Io al massimo rallento leggermente il passo, non è che lo aspetto, però vedo che rimane un attimo indietro, rallento leggermente. Quando rallentate leggermente, cominciate a vedere che in lontananza dal palazzo dei gemelli sta arrivando una Twi'lek completamente diversa da Rea. Certo. Ma proprio totalmente diversa, con la pelle azzurra, con dei tatuaggi completamente diversi da quelli di Rea e dei vestiti completamente diversi da quelli di Rea. Ricordiamoci che questa è una space opera. Esatto. Il budget. E si avvicina con fare interessato. E quindi io mi avvicino con fare interessato, il sorrisetto sghembo, la camminata anche spavalda. Vi guardo, che siete voi due davanti e lui dietro, sì, che sta rimorchiando il bambino. Sì, lui sta... Oh, no! Cazzo, io mi dissocio a sta cagata. No. Signor Twitch. Celta sta facendo Michael Jackson, lascialo stare. Ma basta! No, andiamo avanti. Niente. Se domani non siamo live, sapete perché. Perché di solito non siamo. Allora, non è vero. Invece sì. Stiamo arruolando. No, mi avvicino a voi e con un sorrisetto faccio... Ma che gattini arruffati che abbiamo qui! E voi chi siete? Tutti così presi, sballottolati? Ma in questo porto non si fa i cazzi su a nessuno. No. Quanto sembra no. Siamo delle persone che devono cercare di passare. Potresti spostarsi? Faccio proprio il gesto degli Stormtrooper. ma te l'ho insegnato proprio da... Dai, sì.
ho non voglia di spostarmi? Sposto io. Eh vabbè, ho provato l'aggancio, Gabri, niente, è andata. Ciao Gabri, ciao. È solo una Twi'lek. E poi trovate un'altra Twi'lek completamente diversa. Esatto, esatto. La stessa tonalità di blu, ma leggermente diversa, non ve ne accorgete. No, no, allora, tu giri e io... Aspetta, quanta fretta. No, grazie, non ci servono ragazze di malaffare. Se vogliamo andiamo in qualche locale. Signorina, perché nei Twi'lek siamo solo ragazze di malaffare? Anche. Qui Beck fa tipo, proprio tipo lo guarda, fa due passi indietro, alza una mano. Beh, evidentemente ne avete conosciute poche. Non so, Beck, io personalmente non amo la razza dei Twi'lek. Quindi. Io ero sul loro pianeta a salvargli il culo. È un problema tuo, mica mio. Abbiamo finito. Stavo con gli orsetti. Esatto, io ero dietro a tanto così, tipo. Io stavo con gli orsetti. No? Abbiamo finito? Non lo so, se hai finito. Qual è il problema? Niente, c'è il una... Il fatto che tu cerchi di irretire un ragazzino, già quello potrebbe essere visto non troppo bene. Ma piantala, in quel momento lì proprio mi esce proprio così. Nucala. Ma piantala, esatto. Ma che presenza inquietante, ha proprio di simpatia, la vita è una. E sembro simpatico. Per nulla. Appunto, non lo sono. Possiamo andare? Almeno è onesto con se stesso. Beh, è stato un piacere signorina, grazie, ma noi dovremmo andare. Non c'è le ruote. Ah, scusa. Grazie, arrivederci. Mi sembravate una faccia conosciuta, soprattutto lei, mi ricordava qualcuno. Evidentemente mi sarò sbagliata, aspettavo un'amica, ma... Ah. Facevo proprio tipo da dentro il casco, ah. Lei aspettava un'amica? Sì, in questo posto aspettiamo tutti qualcuno. Io no. Io no. Io guardo certo, ma io no. E questo dallo spazio anche Reginald e dalle... daccela un po' più Reginald il comunicatore fa ancora attaccato io, di 12 miliardi di persone. È un'amica simile a me, ovviamente un'amica che sa il fatto suo, ma evidentemente non si sarebbe mischiata con questi musoni. Sicuramente ci ha dato dei musoni, ma io ho il casco, non ho... Beh, però il casco c'ha le righine un po'. C'ha la righina, è quello. Sei un po' musettino. Vedi che è imbronciato? Non è quello il casco, poi dopo ci dicono che non è lì. Un po' imbronciato il casco di Beck. Vuole venire con noi? A fare? Mi sembra il caso, Sheldon. Non lo so, non se ne va. Beh, vuoi pagare anche lei? Vuoi pagare anche lei per mandarla via, Sheldon? Guardi, noi stiamo andando... Se vi serve protezione... Hai già pagato una Twi'lek, paghiamone un'altra, no? Infatti. Ah no, non l'hai pagata quella Twi'lek. Non ancora, effettivamente, non l'avevo pagata. Tutta questa conversazione voi la state facendo? Sì, assolutamente. Io non posso intervenire perché Reginald è andato. Effettivamente non l'avevo ancora pagata, quindi... Vabbè, tanto ormai è tardi, hai risparmiato delle informazioni, no? Possiamo non Ma il problema non era... Avete ucciso una Twi'lek? Possiamo non parlare così di Rea, per favore? No, dir la verità, non abbiamo ucciso... Qual è il nome che hai detto? Improvvisamente è più seria. Credo fosse Rea. Credi fosse Rea? Non si è mai veramente presentata, è stata un po' maleducata. Sì, no, si chiamava Rea e come, purtroppo non l'abbiamo uccisa noi. Comunque, Rea maleducata potrebbe effettivamente ormai hai fatto... Effettivamente. È stata una sfortuna? No, ma non ci credo. Sì, sfortunatamente sì. Siamo stati in una situazione, era con noi in gruppo, effettivamente stava proteggendo me. Purtroppo. Tu sei il coglione che lei doveva proteggere. lei è così. Cosa guardi, ragazzi? No, è un attimo. Click. Click cosa? C'è lui in orbita. Io in un secondo gli faccio sparare sulla piattaforma, muore. Ma non ha le armi! Non ci sono. È vero, non ha le armi la navetta, cazzo. Perché lo sapevo. Non ha le armi, merda. Cazzo. E poi comunque non è che è uno Star Destroyer, è una vetta del cazzo. Si schianta se vuoi al massimo. Del cazzo, questa tazza c'è della roba per te. Vetta, c'è un cescudo che tenga, In Star Wars. L'orbita. Ma quanto ci impiega? Ci impiega un minuto ad arrivare lì, Cioè non è mica una duna? No, non ci sono i tagli di montaggio. Esatto. Ho capito. Nella vita, in questo... Ma stavamo dicendo che Gelton è un coglione. Doveva proteggere uno come te ed è morta per questo? Non ci credo. No, è morta. È troppo. Sì. È morta per un viaggio nell'iperspazio non programmato, ecco. Sì, cioè ha cercato di staccare la faccia a pugni a uno, gli ha sparato.
qualcuno ha aperto le paratie di una nave durante il salto nell'iperspazio ed è volata fuori. È andata esattamente così. Io ho provato a salvarla, ma... Ci abbiamo provato in due. Sono riuscito a salvare lui. Dio mio, quell'idiota. Era così fissata con le sue idee che alla fine se l'è proprio cercata questa morte. Quindi stavi aspettando Rea, tu? Già. Amica che tempo sua? Sprecato. Sì. Mi dispiace molto per la tua perdita. Anche a me. Però chi insegue troppo la vendetta e non si aggrappa all'unica vita che abbiamo. E quindi dicevamo che ti serve protezione. Questa ragazza mi piace molto. Guarda, ma lei è una mercenaria, comunque. Io non ho mai avuto l'appetito, quindi... Non in questo. Piacere! Ah! Talia, offro servigi solo per chi ne vale la pena. Senti che tipo ha la mano freddissima, tipo Geltan ha la mano freddissima, proprio gelida. Sei un tipo freddino, eh? Non ne hai idea. Va bene, ok. Qual erano i tuoi accordi con Rea? Ne parliamo dopo. Voleva dei nomi. Sì, grazie, sì, Beth. Sì, quella storia. Dovere. Sì, l'accordo era quello, fondamentalmente. Basta? A quanto pare ce l'aveva. A quanto pare ce l'aveva con un Keldoriano, ma gli ho strappato le braccia. Io gli ho sparato in testa. E chi di noi non ce l'ha con i Keldoriani? Io non ce li ho con i Keldoriani. Nemmeno io ce l'ho con i Keldoriani. Come fai a sapere che ce l'aveva con un Keldoriano? Gli stava per sparare, gli voleva sparare addosso ovunque, ha tirato un detonatore termico. Ma per quale motivo? Nessuno lo sa, tu lo sai? Ero dentro una cassa e l'ho sentita urlare io. Ok, ma... Io lo so perché ce l'ha con quel Keldoriano, con me ci aveva parlato. Quindi. Sì, pure io lo so, quindi insomma vi dirò... Aveva le sue buone ragioni e se non ve ne ha parlato, aveva le sue buone ragioni. E se è morta, aveva le sue buone ragioni. In quelle casse? C'è un carico molto importante di cazzi miei. Tu mi piaci, sei simpatico. Piacere. Sono stato veramente divertente conoscerti. Geltan, se vuoi fare compagnia, fai pure. Noi abbiamo delle cose da fare. Anch'io ho delle cose da fare con voi. E allora andiamo. Talia, giusto? Talia, giusto. Talia, giusto, perfetto. È stato un piacere, mi dispiace. Rea, purtroppo abbiamo fatto il possibile per riuscire a salvarla. E mi sono fatto 4 passi nell'iperspazio, cosa che non consiglio a nessuno. Adesso noi dovremmo andare. Arrivederci, Talia, giusto. Forse non avete fatto abbastanza, però. Forse non hai capito quello che ho detto. Sei una sorella o un parente? Ho fatto una camminata... Un'amica molto stretta. Ho fatto una camminata nello spazio, mentre la nave a cui eravamo attaccati era... E chi di voi ha aperto questa situazione? Se eravate nell'iperspazio, qualcosa sarà successo. Io ero impegnato a sparare. Ho aperto io il portellone. Ecco perché avevi bisogno di protezione. Anche di un cervello. Vi ricordo che c'erano una cosa come 60... Io ne ho contati 30. Sì, erano 30. Sì. E noi quanti eravamo? In 4. Beh, calcolando che tu non sei servito a niente, eravamo in... Calcolando che sei passato lì in mezzo e ti sei fatto esplodere il droide proprio da Rea, mi sembra che non sia il caso di dire chi o cosa ha avuto ragione. Siamo sopravvissuti, questo è quello che è importante. Secondo te Reginald e Bylock contano? Bylock non sappiamo che fine ha fatto e Reginald è utile come un buco del culo sul gomito. Va bene, allora 4, sì, eravamo in 4. Per una volta ho fatto i conti giusti. Sì, per una volta è vero, sì. Ormai questa era in game, proprio. Era in game. E finisce così l'episodio. Ci pieghiamo a portafoglio la e finisce. Grazie. Per immagine. Con la musica di Friends a caso. Chiacchiera dopo chiacchiera, in questo incredibile aumento di tensione generica, raggiungete il portone. Con lei che ci cammina. Esatto, sì, sì, io di fianco. Seguo, la fa dalle fiere. Il paccollo. Esatto. E arrivate. User, join the channel. Esatto. User, join your channel. Esce fuori il robottino. Tijuana Jobanga. Ciao, Topiti. Siamo qui per gli accordi con i fratelli. Loro sì, sono brutti. Lo so, si fa quel che si può. Si chiude. E appena si apre il portone, venite raggiunti appunto da una delle guardie che avevate incontrato, o almeno vi sembra essere la stessa, però insomma non conoscete bene la visione mia. Guardia maiale? No, sono
Ce l'ho, devo solo andare un po' indietro. Vi avevo detto che era un Weequay. Simone che credo sia accappottato. Parlando qualcosa di là. Weequay. Sono quelli che... Ah, quelli, sì, i tipo quelli... i pirati di Mandalore. Sì, esatto, che hanno le spinotte qua sul mento. Giusto. Si avvicina a Jeltan. E comunque sono i gemelli. Sono i fratelli. Lo volevo dire io. Allora mi avvicino anche lui. Hai ragione. Venite. Vi accompagna tutti e quattro... Perché io all'interno ormai, del io palazzo. Beh, hai detto che ne avremmo parlato. E poi mi avvicino. Quei due non ti guardano bene. Secondo me hai bisogno di protezione. Cosa gli devo dire a questi? Che ho cambiato colore della guardia del corpo? Beh, figurati se si ricordano di che colore eravamo. Di sicuro sei più simpatica della tua amica. Ah, su questo non c'è dubbio. Me lo dicono in tanti. E quel punto lì c'è il sorriso che tipo se... Noi siamo lì dietro, sentiamo questa cosa e diciamo, faccio figa, una bella lotta, eh. Figa che è una classica cosa che dicevamo al tempio di Corus anche noi. Sì, no, beh, tipico. Tutti Padawan, cioè, maestro Qui-Gon ha cercato di fargli desistere. Sì, però Hidalgo era pesante su sta cosa qua, dove per te figa di qua, figa di là. Sì. Lol. Dai, guardiamo il lato positivo, tra poco abbiamo finito e possiamo tornare. Il palazzo dei gemelli è un palazzo tipico Hutt. Lo riconoscete dal fatto che hanno sta fissa proprio per il metallo, la ruggine. I corridoi che sono larghi perché i corridoi sono molto larghi. Notate comunque che la quantità di guardie. La grafite. No, quella no. Ci sono molte guardie che stanno facendo il loro mestiere e anche qualche droide protocollare che va avanti e indietro facendo quello che fanno i droidi protocollari, insomma. Protocollano. Ci sono anche dei droidi topo, quelli piccolini, sì. Tipo... carini, non ho mai capito che cazzo servono. Nessuno sa niente. Fanno lì. Però se ne acchiappo un paio, forse recupero un po' di pezzi di ricambio per BD. Chi lo sa? Vuoi provare? E vi accompagnano fino al salone che avete visto all'inizio della nostra avventura. Questo mega salone con al centro questo trono doppio con sopra i gemelli. Signori, a grande richiesta torna Luca che fa l'atto, esatto. È bellissimo. Di fianco ai gemelli un altro, non lo stesso, droide protocollare che comunque esegue lo stesso mestiere. Non vi state a chiedere perché abbia cambiato droide protocollare, ma chiunque sa che gli Hutt tendono ad avere spesso le balle girate e i più vicini, vista la mole e la fatica, sono i droidi protocollari. Posso fare un parentesino? Sì. Quando arriviamo, prendo Talia sotto braccio, stiamo arrivando così, andare all'orecchio per parlare sottovoce. Vuoi prendere il posto della tua amica? Sì. Tu proteggimi e io ti darò la metà. Di quello che stai per prendere tu? Dei soldi. Ti interessano i soldi, giusto? Giusto. Ok. Tanti soldi. Ok, si può fare. Perfetto. Tanto, non avevo niente di meglio da fare, passavo da qui. Così, cioè. Uwe, Koto, Wanga. Buonasera. I possenti gemelli vi salutano, bentornati. Grazie. Uwa, te, ko, ko, bailo, ko, te. Ah. I possenti gemelli chiedono che fine ha fatto Bailok. Una fine sfortunata. Sì, purtroppo. Una pantoriana gli ha sparato. Mm-hmm. Wow. Che peccato. Succede. Lo spazio, dello spazio. È un posto freddo. Toa, cade, cromio, toe, da. Perché come ben sapete, quando si traduce in queste lingue qua... C'è sempre una parola. Anche C3PO, temana. I possenti e maestosi gemelli chiedono se quella cassa contiene il cromo. Sì, esatto. Avete scoperto di che lega è fatto? No, noi abbiamo preso e l'abbiamo portato. Bailok non era lì per darci informazioni, è morto prima. E soprattutto non ha rispettato i patti, ha detto che avrebbe parlato solo alla fine, ma noi abbiamo fatto tutto e non abbiamo fatto in tempo a chiederglielo, perché non ce l'ha detto prima. Comunque, eccola qui. Io a quel punto lì c'ho un attimo di... Credo che abbiamo fatto un errore. Voce.
No, io c'ho il microfono qua, mi sentono. Anch'io, io ce l'ho qua. Credo che abbiamo fatto un errore, Beck. Quello che noi abbiamo nella cassa è cromo, non lega di cromio. È per questo che io sparo e non prendo decisioni. Non hai tutti i torti, anche tu. Signori! A parte la musica. Esatto. Signori, siccome il buon Bailog ci ha lasciato troppo presto, scusate, ci ha lasciato troppo presto, non abbiamo avuto le informazioni complete. Quello che noi qui abbiamo è una lega di cromo, del cromo. Per quanto riguarda la lega di cromio, ci mancavano le informazioni per portare proprio a compimento il totale. Quindi se voi ci sapete dare il resto delle informazioni che Bailog aveva e non ci ha comunicato... Eh sì, c'è anche loro. C'è quello lì piccolino. I possenti e magnificenti gemelli vi ricordano che l'accordo era sulla lega e non sul cromo. Se avesse voluto il cromo, se avessero voluto il cromo, avrebbero saputo dove recuperarlo. Hanno detto tutto questo ridendo? No. È una sintesi. Che lingua affascinante. Beh, allora se questo non è quello che cercate, noi abbiamo attraversato parsec e parsec per niente, e allora arrivederci. Una delle guardie arriva e cerca di aprire la cassa. La apre. Ah! E appena la apre, lì, piazzato praticamente in bella vista, una lucetta rossa che lampeggia. E porca puttana, no? Oh, fuck! Il detonatore termico? No, non è un detonatore termico. Io mi allontano. Appena vedete da lontano, capite che è un trasmettitore. Ah. La guardia lo prende e dice qualcosa in attese ai gemelli, che li sentite particolarmente incazzati. I possenti gemelli dichiarano questa trattativa conclusa. Avete tradito il loro volere. No, ehi. Io infatti tipo, quando hai detto, vedo una luce rossa, vedi proprio Beck che fa così con lo scudo. Fa. Noi non ne sapevamo minimamente niente. Da chi avete preso questo cromo? Come si chiama la pantoliana? Sitanor. Tu come fai a sapere? Io non ve lo dico, me lo sto suggerendo in meta. Da una certa Sitanor. Uè, Sitanor, what the hell? Che ha detto? Non parlo Atos. Droide. I magnificenti gemelli ricordano che Sitanor fa parte dell'Alba Cremisi. Un sindacato rivale. Voi avete portato una trasmettitente. Vabbè, si è un attimo buggato. Esatto. Dell'Alba Cremisi qui da noi. Ah, ma quindi non è solo lui il coglione, lo siete anche voi. Fatti i cazzi voi. Io faccio sapere. No, io sono. Ops. Le guardie alzano i blaster. È che peccato, non ci hanno disarmati all'ingresso. Tu no, non infatti. Hai detto. Stavolta no. Infatti. Accendo la spada. Scudo, blaster in mano. È necessario. Non lo so, guarda la situazione. Non a voi, a loro. Tiro fuori anch'io il braccio. Tiro fuori il cazzo. Come così? Mi potevo andarmi peggio. Ha solo tirato fuori il braccio. Potevo usare la diplomazia, ma avete scelto la diplomazia. No, non è che stiamo sparando, abbiamo solo preparato le armi. Perché ci si avvicinano, ci puntano i blaster. Io non ho attaccato nessuno, il mio si chiama deterrente bellico. Ok, questo è uno stallo all'atollo delle catene. All'atollo delle catene. Allora. Quanti sono? 4-5 guardie, il paio di ate, il droghetto. Fermo, che silhouette ha un ate? Penso quanto un X-Wing. 2? No. Potrei lanciare i gemelli. Ma non adesso. Potresti farlo. Ma non ora. Ma è vero. Questi trucchi da Jedi non funzionano con me. Chi lo sa se gli AT... Non è un trucco mentale. Io ho detto, chi lo sa se gli AT... Io lo so, comunque, però chi lo sa? Tu, Jax, non lo sai. Io, tenendo sullo scudo, comunque, tengo il blaster puntato verso l'alto, non verso di loro. Mi dispiace per quello che è successo, ma se Bailog fosse stato più compiacente nel darci le informazioni senza fare troppo lo scemo e il beota, a quest'ora questo non sarebbe successo. Ha ragione. State parlando agli AT? Sì. Tua cade, Bailog, Raidne.
i fantastici gemelli Hutt. Anche il droide fa così che sono troppo. Però è obbligato. Se no lo licenziano. Vi ricordano che Bylock era la persona che era stata incaricata ad aiutarvi, ma non aveva le informazioni. E allora che cazzo ce l'avete dato a fare? Che cazzo ce l'avete dato a fare allora? Sicurezza, signori. Sicurezza di chi? Che voi tornaste. Ma certo che torniamo, porca troia, e questo qui era l'accordo. Conviene anche a noi. Potevate tenervi la Lega di Chromio. Ma chi se ne frega della Lega? Io mi giro verso di loro con l'occhio che non vedono le cose, faccio l'occhiolino. Ma chi se ne frega della Lega di Chromio? Noi vogliamo i soldi. Sono molto più facili da trasportare. Cosa me ne faccio? Sono tutti molto confusi. Sì, io Beck, no, per fortuna ho il casco. Perché nel primissimo episodio ho detto... Ci serve la Lega di Chromio! Quanto volete per la Lega di Chromio? Esatto, ma io chiaro che faccio la confusione. Beh, è ovvio, cioè... Ma va a cagare, Andros! Ma va a cagare! Ma scusami, è l'unico modo che sto cercando di non farli combattere. È una supercazzola! Tira sul gambo. Certo che è una supercazzola, ma è ovviamente... Cioè, sto cercando di non far partire il combat. Ma... allora... Se no non gli avrei fatto l'occhiolino, no? Sì, no, ho capito, ma è come se ti... il cielo è blu e tu mi dici ma il cielo è ovviamente verde. Ma non lo vedi di qua, dai, ma cazzo. Sì, no, non nel senso che ti vedono, nel senso che è una panzana che non può sostenere, perché 4 episodi fa gli abbiamo detto quanto volete, quanti soldi volete, noi vogliamo la Lega di Chromio, siamo pronti ad ammazzarci tra di noi, imperiali e ribelli, per la Lega di Chromio. Il prezzo non ha rilevanza e adesso gli diciamo chi se ne frega della Lega di Chromio. Ho capito, ma loro ci dicevano, questo è il grande esperto di sto menhir, e poi dopo dicono, non era un cazzo di nessuno, allora infatti, ti tiro un'altra super cazzo. Ma allora, no, ma piuttosto, appunto, io lo guardo, più che altro credo che la colpa ce l'abbiamo entrambi. Noi non sapevamo molto, voi non ci avete detto un granché, Bylock è stato assolutamente inutile e non sapevamo che voi foste rivali dell'Alba Cremisi. È andata così, mi dispiace di avervi portato questo piccolo pacco sorpresa in casa, ma non per questo dobbiamo venire alle mani. Ci abbiamo perso tutti, ma noi abbiamo rischiato la vita. E soprattutto non sapevamo che quelli fossero l'Alba Cremisi. E lei non è la Twi'lek che c'era l'altra volta, è un'altra. Gli ho cambiato colore. Quella è morta. Beh, è morta cercando di compiere la vostra missione. Vedi gli altri che fanno cazzo meno. Era solo per chiarezza. Sta a senso. Io nemmeno ci volevo stare qua. Se questo non è quello che state cercando, non vi preoccupate, fa niente, ci abbiamo provato, non possiamo fare altro. Mi dispiace. I gemelli chiedono a questo punto della trattativa di abbassare le armi. Noi faremo lo stesso. Al mio 3? Uno. Vedi le guardie che non sono particolarmente intelligenti, che... Droide, per favore, cioè, diglielo. A tutti in varie lingue. Signori, al 3, abbassare le armi. 1, 2. Aspetta, io sono così. 3. Abbassano le armi. Io tengo sullo scudo ma rinfodero il blaster. Io non l'ho mai alzata. Avevo solo la mano sopra. Il cazzo a me. Degna figlia di Bylock. Esatto, proprio. Te sei lì per caso. Sì, voglio capire la situazione. I gemelli chiedono quindi quali sono le nuove trattative. Non ci sono nuove trattative. Semplicemente arrivederci. 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 Lasciate qua il cromo. Beh, a voi non serve, no? Non era questo l'accordo. Non vi piace. Se volete vi lasciamo il trasmettitore. No, magari lo potevate tracciare. E allora al contrario, non lo so. Ci portiamo via sia il Chrome che il trasmettitore. Senza... No. No, non è così. Dovete almeno pagare una quota per il disturbo. Cosa? Scusi? Abbiamo già pagato con la morte di una nostra compagna. Esattamente. Voi non avete speso niente per tutta questa baraccata. Voi siamo stati noi a rischiare la vita. Esatto. Voi quando si fanno affari con gli Hutt si deve imparare a dare sempre qualcosa. Questo. Sul serio? No, perché non esiste questo in Star Wars. No, chiaro. Lui dice questo. Ah, il dito? No. Poteva essere un gestaccio. Quanto? Il cromo? Volete il cromo? Tenete il visto cromo. Allora prendetevelo. Tenete visto cromo. Ok, uscite di qui. Arrivederci, grazie. Sei tipo è tipo arrivederci, grazie. Porca puttana. Sentite molta confusione. Ridi, porco. Uscite, vi guardano tutti come per dire. Sono molto confusi. Anche noi. Anche noi.
però uscite fuori dal palazzo e vi chiudono le porte dietro. Quindi sostanzialmente abbiamo fatto tutto questo macello, abbiamo del cromo, non del cromio. Ma almeno sappiamo dove viene raffinata la lega. Certo. E non ci servono gli altri. Chi arriva primo? Tu sai dove si raffina la lega? Io lo so. In quel momento lì, esatto. Cioè... Io lo so. Io no. Ah, quindi sei tu che hai bisogno di noi. Mm-hmm. Quindi se vuoi venire con noi, abbiamo bisogno della tua nave. Quel momento lì c'è Gelda che sta calcolando cose. E quel momento, io sento il rumore del fax in questo momento. Sì, il rumore del fax. Esatto, il rumore del fax. Sai che da qua gli esce tipo il fax. Ho rotto lo scontrino. Così. Tipo scontrino. Raga, non mentre bevo. Sì, forse conviene. 404. Va bene. Chiamo il... Chiamo... Reginald. Reginald. Ti giuro, sai che è passato due giorni a ricordarti. Porca miseria, non mi viene. Reginald. Sì, signore. È andato tutto in merda. No, che se gli dici così, quello parte nell'iperspazio. Già, ma lui non si ricorda. Oh, no, si ricorda. No, sì che no, si ricorda. Che due ordini ha. È andato tutto in merda. Sì, signore, è una giornata strana, gli avevo detto. Lo so, è una giornata molto strana. Ah, caspita, sei davvero lontano, quindi. Deve mangiare la foglia, però, anche lui. Cioè, sei davvero lontano? No, sono fuori dalla tua sfera, signore. Dimmi che questo discorso lo stiamo facendo nei comunicatori con cui tutti siamo collegati. No. Perché sarebbe molto divertente. Così tanto lontano? Quindi non puoi venire subito, ci servirà qualche ora. No, signore, posso venire subito? Tra tre ore? Signora, ma non è possibile! In quel momento lì comincia a incazzarsi tipo sul codice, ma non è possibile! È la solita cosa! E adesso tu mi dici che sei tornato dall'altra parte per fare che cosa? Io... L'amante! Stai scherzando! Signora, ci deve essere un'interferenza! Io non ho mai visto Geltan così. E quindi mi avvicino... No, tranquillo, Reginald. È dall'amante. Ho capito, ci avrà i suoi bisogni. Senti. Vabbè, sarà qui tra tre ore. Comunque, è vero, signore. Per favore, se puoi fare in fretta, a tornare indietro a prenderci. Signor, buongiorno. Buongiorno. Allora, puoi fare in fretta, per favore. Sì, a quante subito? Ore? Tre. A tre? Tra un paio di minuti sono da lei. No. Ancora? Ancora mi stai dicendo, te l'ho già detto, queste cose personali non mi interessano. Signore, sono molto confuso. Anche noi l'intorno. Devo aspettare in orbita? Vieni a prenderci. Arrivo subito, signore. In quel momento lì, arreso dal ma poverino lui non è. E poi, in tutto questo, devo aspettare in orbita. Vi sentivate solo loro due, ti bastava dire sì. Esatto. Perché noi non lo sentivamo, Reginald. In effetti, ma non importa. Vabbè, cioè, mentre io assisto a questo fantastico teatrino, mi sto guardando tutto. In giro, lì sul porto e tutto. C'è qualcuno che ha una bancarella, un negozietto che vende droidi o cose del genere? Certo che sì, sì, ovviamente sì. Per un attimo, Andre, che... ho pensato, c'è lì una bancarella di qualcuno che vende droga? Sì, a quel punto lì, cioè che ci siamo. A Narshada c'è qualcuno che vende spezia, che mi faccia come una pigna. Poi, più distante, c'è una zona vicino allo spazioporto dove c'è questo bellissimo cartello da Jed Tango. Yeah. Okay. Riparazione di droidi e specialità locali. Tipo il sushi dei benzinai. Specialità locali. Ok. Intanto che è tornata la piattaforma, devo fare un attimo un salto io a prendere dei pezzi per BD. Va bene. Subito. Devo farli io da baglia. Guarda, non credo che sia il massimo della forma, credo. Io in quel momento lì sono lì che sto cercando di richiamarlo, cioè questa scena classica, no, la film, dove lui dice devo fargli io da Bali, dice non credo che sia il massimo della forma, io sono lì che sto cercando di smanettare col comunicatore per dire a Reginald è un cretino, capito? E quindi sto cercando di richiamarlo, ma evidentemente deve aver messo giù male il comunicatore, quindi non riesco a richiamarlo. Va bene, ci vediamo alla piattaforma. Ma 5 minuti sono subito lì. Va bene. Ci hanno inculato il carrello. Maledizione. Sì, sono sostenuti. Così hanno anche la monetina. Andiamo, Geltan. Tu che cosa fai? La trovatella mandaloriana? Verrà con noi. Sono con lui.
anche perché, fatemi capire bene, non solo vi siete persi una Twi'lek, vi siete persi anche questo tale Bylock, che evidentemente non deve essere nemmeno una mina. Vabbè, capita anche questo. A lui. E vi siete fatti fregare pure dagli Hat. Cioè, avete proprio bisogno di una mano, secondo me. Ha fregato una cassa di cromo, mi sembra che vada. No, ma in generale mi sembra chiaro che non avevate bene in mente quello che stavate facendo. In siete andati da una parte invece dall'là che non sapevamo niente. Adesso sappiamo ancora meno e stiamo andando in un posto che non sappiamo dov'è. Questo è il programma. Io sto camminando verso il negozio, in questo momento io ho il silenzio intorno. Cioè, no, cioè, vabbè, sì, però non c'è nessuno che mi sta parlando. No. Questa cosa mi piace tantissimo e ne approfitto però, per contattare. Sei comunque triste perché BD non sta non fa bippando sulla spalla. Però ne approfitto per contattare io Ahsoka questa volta. Ho capito. E anche cazzo, si può parlare solo lui? Sì, Jax, dimmi. Generale. Generale. Abbiamo avuto delle problematiche con gli Hat. Ci stiamo recando al pianeta di Keldor per... Avete fatto incazzare gli Hat? No, c'è stata una problematica di... Non avete fatto arrabbiare gli Hat, vero? No, in realtà non si sono tenuti il nostro cromo e... Ma e la Lega? La Lega la andiamo a prendere su Keldor. Quindi sarebbe il caso... Importante non far incazzare l'Alba Cremesi. Siccome abbiamo delle problematiche con un ex imperiale, sarebbe il caso magari di portare qualche nave nel sistema. Cose piccole, un paio di ala X magari di supporto. Ok, sì, penso di avere una pattuglia, poterla mandare, sì. Però ho perso il vostro segnale, seguivo BD ma non sento più. Purtroppo BD è esploso. Oh, povero. E quindi adesso sto appunto recuperando i pezzi per rimetterlo in sesto e almeno riattivare il segnale. Ok, va bene, appena si riattiva il segnale posso mandare qualcuno. Perfetto, a dopo. Ciao. E comunque... Qua mi sta a me Ahsoka, proprio a tutti, proprio... sta sul caso, sta scema di merda. Sta sul caso, non so. E comunque, noi abbiamo fatto quello che poteva... Io sono un soldato, non sono un diplomatico. Io sono il diplomatico. Sì. Quindi capisci quanto siamo messi bene. E mi metto a camminare. Comincio a farmi un'idea. Verso dove? Verso lo spazioporto dove dovrebbe atterrare Reginald. Ok. Talia non aveva niente da fare e quindi segue proprio così, fischiettando. Vediamo cosa fare oggi. Bene. Quindi tu sei ancora convinto di collaborare con questa nuova repubblica? Io sono solo convinto che voglio tornare a casa e fare una dormita. Potresti farla con l'impero? Jeltan, io ho lavorato sotto l'impero. Quando ancora mi controllava mentalmente. Non so se sai cosa che i cloni avevano un chip dentro il cranio, vero? Me l'hai spiegato tu? Io ho lavorato sotto l'impero quando l'impero aveva il pieno controllo della mia testa. Una volta liberato ho detto no, grazie, ho potuto provare l'impero, capisco l'attrattiva, ma non mi interessa. Però l'impero ti ha creato. No, la Repubblica mi ha creato. Io ho combattuto per la Repubblica. La Repubblica non esisteva già più, lo sai, vero? No, c'era. Lascia fare. La Repubblica non esisteva già più. Quindi mi stai dando ragione che l'impero non è stato nient'altro che un piano partito da dentro della Repubblica? Ma questo è... Da parte del cancelliere Palpatine? E chi lo ha votato? In quanto sei ottuso! Ma l'ha votato il Senato? Un senato corrotto in cui le uniche persone che... E il senato corrotto di chi era? Della Repubblica? Allora... Ma allora chi l'ha corrotto? Italia non gliene frega. La stessa Repubblica. È destino di tutte le repubbliche essere corrotte dall'interno e qualcuno che ha più soldi o più potere continuerà a corrompere i corruttibili. E allora continuiamo a perpetrare questo sistema. Se non fosse stato l'imperatore con il suo impero e il suo ordine, sarebbe stato qualcun altro? Forse proprio quei fautori di questa nuova repubblica avrebbero preso il potere. Forse avrebbero preso il potere loro. Io intanto comincio, alzo un volume della mia radio mentale sulla cantina band e continuo a camminare. Però invece che la posa tipo tipica da soldato, bello sulla testa, è un po' ingobbito, è tipo così, che trascina lo scudo per terra. Io immagino tipo Raimondo Vianello... con i piedi. Sì, con la... Sì, ormai lo... Comunque, Jax, te arrivi appunto. Se arrivo, allora aspetto. No, vabbè, ma facciamo... Sai che stiamo qua a fare tutti i... Ci servono i pezzi. Li prendo anch'io. Ok, c'è un sallustiano che ti vede... Un sallustiano? Sì, di Sallust. Cioè, legge libero?
Come sono fatti i sallustiani? Capita. Sallusti, libro. No, non è libero, è giornale. Oh, c'è su Cristo, ho detto sallustiano e non so, sarà uno quelli... presente il copilota di Lando nel Ritorno dello Jedi? Ah, quelli... quelli con le triple labbra. Sì, sì, quelli che sembrano uno scroto, certo. Esatto. Esatto. Vabbè, niente, alla fine ti dai i pezzi che ti servono. Lui è un personaggio un po' particolare, sì, che ride sempre sguaiatamente, ma fuori contesto. Senza motivo. Sì, esatto, quindi capisci che probabilmente ha delle esatte nervose. Ti dai i pezzi che servono, ti costano una cinquantina di crediti, niente di particolare, ma li dai senza problemi e tu hai i pezzi. Perfetto. Ti chiede se hai bisogno di un banco di lavoro, ma... Faccio no, devo ripartire subito, quindi lo riparerò in volo. Ok, mentre ti torni verso la zona dello spazioporto, non è ancora arrivato lo shuttle di Reginald, però sentite arrivare una nave. Lo c'è adesso. Una Nebulon B che conoscete abbastanza bene. E che cazzo. Che fatica. In alta orbita, cioè nel senso, no scusate, sulle nuvole in realtà, non è troppo in alto, è lì piccola. Però la vedete bene perché comunque il traffico delle navi, delle moto che passa è a altezza vostra, la nave è lì sopra. Capite che siete stati seguiti. Mm. E capite che a qualcuno è girato un po' il cazzo. Il tracciatore nella casa degli atti. Sì, ed è esattamente quello che succede. Ma credo ce ne sia anche un altro forse nella nostra cassa, che è la prima cosa che voglio controllare appena atterra Regina. Sparano sul palazzo dei Carelli. Mi godo che in una relativamente piccola esplosione i pezzi di metallo dell'edificio saltano, sparpagliandosi in giro e scaraventandovi qualche metro a terra per l'impatto, per l'onda d'urto. Chiudo la musica della cantina band, chiamo subito Ahsoka. Sì? È appena esploso il palazzo degli Hutt. Cosa? È una Nebulon B, ha fatto fuoco da oltre l'atmosfera e ha fatto saltare. Cioè io vi ho mandato dei gemelli e ora i gemelli sono morti? Beh, non li ho mica uccisi io, Ahsoka. Non è colpa mia, eh. Io perché zitto io sento tu. Lui che parla. Zitto tu. Non li ho mica uccisi io, Ahsoka. So che da casa se lo stanno chiedendo, ma se ci sono in buco Boba Fett, i gemelli, si vede che non sono morti. Sì. Cioè, no, il canone dice che... No, non li hanno visti. Saranno sopravvissuti in qualche modo. Esatto, ti risponde sì, a te ti rivolge Jax. Comunque, dicevamo. Credo facesse... Io però non so che loro facciano parte dell'Alba Cremisi. No, ce l'ha detto... ce l'ha detto i gemelli. Credo che quelli a cui abbiamo rubato il cromo fossero dell'Alba Cremisi. E avevano qualche secondo di silenzio. E avevano messo un tracciatore dentro una delle casse che abbiamo portato dai gemelli. Spione. Sono un soldato. I bravi soldati eseguono gli ordini. Beck. Sì. Abbiamo un grosso problema. Beh, non è tecnicamente nostro. Problema dei gemelli. Se sono sopravvissuti. Se sono sopravvissuti i gemelli, in questo momento avete appena provocato un'intera guerra fra sindacati criminali. Che si ammazzino, poi stabiliamo la nuova repubblica e amici come prima. Non sono un politico, Ahsoka, lo sai. Ma nemmeno io. E allora che ci pensi la principessa Leia? Parlerò con Organa. A dopo. Problemi in paradiso? Tu fatti i cazzi tuoi e fai venire qui Reginald prima che sparino anche a lui. Beh, che magari c'è un tracciatore pure dentro la cassa che abbiamo noi. Beh, che devi imparare però a gestire le informazioni. Tu quando sei ricomparso? Adesso. E avevo appena... Vedi che ha un cestino di... Di vimini, troppo. Di vimini. Avevo appena sentito io Ahsoka. Di vimini. E le avevo detto che non avevamo avuto problemi con l'Alba Cremisi. Bravo. Io però sono un soldato, lei è il mio generale e io col mio generale sono onesto. Tu dile quello che ancora ti pare. Ora devo capire chi gli ha dato i gradi. Quindi, a giudicare dai fuochi d'artificio, avete fatto incazzare i pezzi grossi. Non siamo stati noi, a quanto pare sono stati gli Hutt. Cominciano ad arrivare delle navette, dei pompieri che arrivano. Nel frattempo vedete in lontananza lo shuttle di Reginald che sta venendo sparato. E lui... Problemi? Sì, signore, si stanno sparando! Ci può sapere perché la Nebula non ci ha trovato? Getta la cassa dalla nave. O getto la cassa o piloto. Puoi aprire il Senti.
Mi stanno colpendo! Getta la cassa! Come faccio a gettare la cassa? Metti il pilota automatico! Il pilota automatico non schiva. Il pilota automatico non schiva i blaster, signore! Manda un segnale alla nave di che sei stato incastrato, che restituirai la cassa. Poi ti dai perché l'impero è caduto. Se senti che mette giù la comunicazione con lui, vedi. E a un certo punto smettono di sparare e vedi che lo shuttle sta venendo attirato dal raggio traente della Nebulon B. Signore? Sì. Abbiamo un problema. Quale? Mi stanno trainando nell'hangar. Sì, lanciati. Tu gli lasci la cassa e te ne vai. No. Senti. C'è un paracadute dentro la nave? Che cos'è? Cos'è? C'è l'ampara, cazzo, dai. No, nello spazio no. Non esistono i paracaduti. Ma non è nello spazio, no, nella atmosfera. Ma no, ma signore, no, non abbiamo paracaduti qui. Non abbiamo una navetta di un escape pod che in italiano. Usala. Vattene dalla nave, fagli guscio prendere la nave, vattene. Vattene con il guscio e vieni qui. Ok, signore, ci sentiamo dopo. Sempre che il guscio non venga preso dal raggio traente. Beh, ci prova. Certo. Tanto. Vedete questo piccolo oggettino? Siete a parecchia distanza, lo vedete a minuscolo. E sparisce nella città bassa. Ah, pensavo facesse tipo così, guarda. Questa è la nave. No. Sparisce nella città bassa. Provo a contattarlo. Addio! Va tutto bene. No, sta precipitando! Hai attivato gli smorzatori inerziali? Sono automatici! Allora non succede niente. Vabbè! Si è allacciato le cinture? Sì! No, cosa ti fa? Cosa vuoi dire? Come glielo... Ce l'hai il sacchetto per vomità? No! E si ferma la comunicazione un attimo. Bene. Bene. Dobbiamo recuperarlo. Lo traccio? Sì. Tanto sapevo che l'avresti fatto. Lo tracci che? Mi metto in comunicazione io con Regina, stavolta abbiamo tutto il canale. Ah vabbè, il canale no. Il canale sì, avevamo tutti un canale tutti insieme. No, ce l'avevamo quando avevamo i caschi imperiali. Avevamo i caschi imperiali. Cazzo, è vero. Il tracciatore era sullo shuttle. Vabbè, lo posso tracciare io però. Con cosa? Tu hai... Sì. Vabbè, basta che mi fai entrare nel canale con Regina, ci posso parlare io e lo traccio, io il vabbè, cazzo. Lo posso tracciare pure io, non è che nel senso cioè... Traccialo tu. Traccialo sì, tu. Allora traccialo tu. Va bene. Hai ragione, lo traccio io. Allora mi tiri qualcosa. Cosa ti tiro? Mi tiri... Tracciamento. Non c'è tracciamento. Non c'è. Computer? Mi tiri, penso computer, fai controllare se è il resto. Sì, un bel computer, difficoltà 1. Allora, due successi vengono annullati da due fallimenti, quindi ho 4 vantaggi. Vedi, il pod che finisce di là e lui che fa? È di là? No. No. 4 vantaggi. Non riesci a capire dov'è, perché comunque non hai fatto successo, però sai la direzione. Capisci che quella zona lì della città è anche una zona abbastanza relativamente tranquilla per essere lascia da. Quindi sai che diciamo, i bassi fondi pericolosi sono di là, lui si è atterrato, schiantato di là, zona residenziale. Ok, in quella zona residenziale dovremo trovarlo facilità una volta arrivati. D'altronde è un pod che si è appena schiantato, quindi lo troveremo subito. Guardiamo il lato positivo, non credo che quelli della Nebulon B e l'Alba Cremisi siano qui per noi. Beh, teoricamente per noi. Però magari pensano che siamo morti nel palazzo degli AT. O magari credono che noi lavorassimo per gli AT e se la vogliono prendere più con i committenti che con gli operatori. Oh beh. Sì, se no altrimenti avrebbero ucciso Reginald. Non avrebbero credo fosse ucciso. Quello l'intento. Più o meno. Non credo, perché non prendere anche allora l'escape pod? Perché a quel punto gli conveniva più che altro recuperare il cromo. Appunto. Ma intanto andiamo. Quindi non credo che ci verrà. Taxi? Taxi? Arriva un aereo taxi con un droide che sta pilotando. E abbiamo bisogno di andare là. Dove ve lo vede quel fumo? Sì? Lì. Ok. Si paga in anticipo. Da quando? Benvenuto su Narshada.
Prego. Voi che avete detto che i crediti imperiali non valgono più niente, sfoggiate i vostri crediti. Accetti i crediti imperiali? Sì. Prego. Finché valgono, usali. 77 crediti, grazie. Porco cazzo! Hola! Pago. E poi danno dell'atria a noi. Eh? E poi danno dell'atria a noi, che siamo troppo cari. Cosa ti devo Dovevo dire? Dovevo fare altro nella vita. Diciamo che hai scelto bene la parte ricca con cui stare, non questi barboni. Andiamo. So che Simone ha messo il suono, sicuramente. Sicuro. Gli avevo preparato, avevo detto. Non l'ha messo. No, sto improvvisando tutto. Scendete pian piano all'interno di quelli che sono i palazzi, cioè non dentro, tra i vicoli dei palazzi. Comincia a diventare sempre più scuro perché il sole fa fatica a entrare all'interno degli edifici. Su in alto, a un certo punto, non vedete più la Nebulon, che sembra che però stia venendo attaccata da dei modelli Firespray, che sono gli stessi che avevano attaccato qualche giorno fa. Cazzo sono? Non lo sapete, è una parte della storia che non avete esplorato, però fa parte. Pian piano arrivate e il taxi vi fa più o meno atterrare in una zona residenziale dove si è schiantato il guscio di salvataggio di Reginald. Grazie mille. Reginald? Sì, signore. Dove sei? Non lo so. Sei ancora dentro l'escape pod? Senti. Sì? Esci. Noi vediamo se c'è questo... Sì, è un po' frastornato. C'è vedi i capelli che... tutti dritti. No, c'è il cappellino ancora. Non c'è ancora il cappellino. Però è stropicciata la maglia, forse degli strappi anche qua, come... Gella gliel'abbiamo sporcata, adesso è anche peggio. Non è anche più la zainetta dell'impero. Reginald, sei in disordine. Dai. Chiedo scusa, signora. Lascia stare il ragazzo. Stai tranquillo, era uno scherzo. Ah, ah. Il suo umore... Io guardo lei. Il suo umorismo è sempre di altissimo livello, grazie. Era del sarcasmo questo? Come sta cambiando questo ragazzo? Vieni, dai. Vedete un po' barcollante uscire dal pod. Sono stato io a fare questo? C'ha le bretelle per caso. Sì, sì. Devo tornare a casa da Laura. Hai un talento naturale per gli schianti. Grazie, signore. Quella è la nostra missione, signore. Ti prego, signore. Ti prego, signore. Taglia adesso... si avvicina e gli fa un grattino sul cappellino. Ma povero micino. Cosa gli avete fatto? E chi è questa, signore? Rea sorella. È tornata dal regno dei morti. No, sono non sembra, simpatica. È completamente diversa da Rea. Ha un altro colore. È la tua nuova sorella, Reginald. Sembra come se qualcuno avesse ora preso Rea e l'avesse photoshoppata. Per favore. Non mi sembra una grande cima. Scusami, Reginald. Vuoi essere la sua ragazza? Signora, mi sembra fuori luogo, signora. Beck, mi dispiace, ci ho provato. Io a bassa voce, mentre loro stanno parlando, da Beck faccio... Beck, ti rendi conto che loro non ci servono più adesso perché non hanno più una lama? Ma infatti io te lo volevo già dire prima, però. Sono troppo buono. Sei sul giusto cammino. Ma a volte è una merda. Questa è la via. Io con il mio cestino di vimini sotto il braccio, con i pezzi di BD. Quindi cosa propone? Io non posso avere degli amici, degli agganci per tu una tu puoi inventarti nave. Quello che vuoi. Ma tipo, no. Prego. Io, ti tipo, per esempio. Tutto quello che vuoi. Cosa? Voglio. Quindi cosa facciamo? Recuperiamo una nave? Eh sì, possiamo anche lasciarli qua nella loro merda. Senti, ragazza, per caso hai una nave? Potrei. Ho un sacco di risorse. Bene, risorsiamole allora. Pagate? Perché? Paga lui. Come ho detto. Quindi siete ancora insieme? Beh, noi abbiamo l'informazione per andare dove era fino al cromo. Lui non ce l'ha. Quindi lui ha bisogno di noi. E tu hai bisogno di lui per essere pagata. Di conseguenza, tu lavori io con noi. Io ho bisogno di chi paga meglio, prima di tutto. Paga lui. Ah, perché non potete pagare meglio? Se non dobbiamo pagare, perché dovremmo pagare? Tu hai bisogno di noi. Noi non abbiamo bisogno di te. Quindi tu paghi. Io proteggo te. Io do la nave a voi. E io mi prendo una fetta di quello che vi serve. Ti paga già lui. Perché accontentarsi? D'accordo. Anche perché va mi bene. Sembra che avete un sacco di gente che vuole farvi il culo. No, non credo. No, no, in realtà no. In realtà nessuno ci cerca. Comunque va bene. D'accordo. Nessuno vi cerca, ma noi vi abbiamo trovato. Ah,
nulla. No, io Reginald, fatti i cazzi tuoi. No, non è Reginald. Io non stringo la mano a nessuno. No, non a lei. In realtà era una mano per Becco. Ok. Posso? Sì. Prego. Ma io l'ho finito. No, chiedevo, mi sembrava. E arrivano un paio di furfanti, o almeno questo è quello che sembrano, che vi puntano un paio di blaster addosso. Quando cade un pod di salvataggio c'è sempre qualcosa da recuperare. Non ho, non ho voglia di perdere tempo, proprio pam pam. Ok, va bene. Danni. Cerca, tira per colpire. Danni. Danni. Difficoltà? Due. Due. E hai un potenziamento perché di non se la spezzano. Allora, un successo e una minaccia, non un successo e una minaccia, sono due successi e due vantaggi. Spari, colpisci in testa, gli salta la testa e gli altri... Oh, vabbè, noi dobbiamo andare. E vi dispiace, ci dispiace aver disturbato. Grazie, arrivederci. E trascinano via gli sparo ai piedi, cioè tipo per farli accendere. E adesso balla, figlio di puttana! E lasciano lì il corpo e scappano. E niente, è andata. Andiamo a prendere questa nave? Andiamo a prendere questa nave. Ecco, fai strada. Faccio strada. A piedi? Mi avvicino. Forse potremmo richiamare un altro taxi. Paga lui. Giusto? Un altro o puoi taxi. Richiamare direttamente la tua nave. Ricordati che tutto ciò che spendi per arrivare alla nave viene decurtato dalla tua parte. Ah no, questo non l'avevo mica detto. E guarda, allora. Chiamo, allora. Cazzi vostri. Fate hobbies. Qualche secondo passa e vi raggiunge un cazzo è che si traduce? Non importa. Una fregata leggera de YV666, che è uno scassone bruttissimo. Simone, fai vedere l'art. Una YV-666. So che si capirà sicuramente. Ma è una roba che dovrebbe stare Richard Benson disegnato sulla fiancata. Esatto, esattamente. So. Certo. No, disegnato sulla fiancata c'è una pin-up. Di una? Di un Twi'lek. Te l'ho detto, di una zoccola. Come osi? Amici non suoi. Mi offendo per così poco. Sì. Un Twi'lek marinaio. Mamma mia, che roba terribile da vedere. Ah, anche la il tatuaggio, mamma. Infatti fossero solo le donne. Ci dividiamo. Beh, in Koto c'erano le spogliareliste Twi'lek, ma anche gli spogliareliste Twi'lek. Questo è vestito da marinaio con una maglietta a righe bianche. Siamo per la parità di genere. Possiamo non fare la discussione sul Twi'lek del coso? Ci divertiva. La nave è arrivata. Questo offre il convento. È un po' uno scassone. Ho capito, però. No, è una merda, non è uno scassone. Possiamo andare? Ce la facciamo andare. Hai di meglio? Reginald. Guido io, signore? No, guida la nuova Rea. Rea! È per Reginald. Il taxi è arrivato da solo. Cioè, no, il taxi ha chiamato la sua nave. Ah, è la tua nave, scusate, non ho capito un cazzo io. Vabbè, forse la prima volta. Non prendete per il culo perché qua dopo tanto niente. Qui a reggere la baracca. Allora, allora andiamo avanti. Io ho detto che Andros è il ventru milanese. Sì, sì, lui è un ventru di Milano. Milanese. È un ventru di Milano. Quindi guidi tu questa roba? Sì, la guido io. Andiamo. Ti vedo poco convinto, dai, sarà divertentissimo. Io vengo sballottato dalle tre pacche sempre guardandolo nel vuoto perché ormai ho i... Capito? Rea era ricordi. Così precisa, ti dava del ma voi. Precisa, insomma, cioè nel senso... Però... Vabbè, ma tu non lo sai, aveva le sue motivazioni. Vabbè, ma giusto, non ne sapremo mai. Ma è morta, andiamo avanti. Quindi io niente. Comunque, insomma, ci divertiremo. Saliamo. Saliamo. Divertiamoci. Yuhu. Comunque, all'interno dello scassone, che è il nome ufficiale della nave, proprio lo scassone, e dentro è abbastanza spartano. Capite che l'ha usato. La nuova Rea. La nuova Rea. Talia, lo vedo scritto, ma era su un'altra pagina. Talia, a quanto pare, di mestiere fa un po' l'arrabattona. Esatto, quello che gli capita. Arrabattona. Era quello no, che mai gli detto. Capita. Quello che gli capita tra le mani. Perché ascolta, no, già c'è un'insegna così. Che dice tutto. Quindi dai, di sicuro su. Non vende gelati. Siete un po' bacchettoni. Su, all'interno ha numerosi frigoriferi in cui con vende gelati, gelati. Che hanno mostrato anche in Mandalorian sono fluorescenti. È vero, è vero.
Quindi vendi gelati? Sì, tra le tante altre cose. Tra le tante altre ho cose. Ho mille talenti. Davvero? E ora li scoprirai. Posso prenderne uno? Sì. Grazie. Cioè, è bello perché tu allora, sei dice ne prendo uno e lo do a Reginald. Io mi tolgo il casco perché tu lì. Uno pure a Reginald, piccolo, povero, questo spaurito. Questo patto, ultimo episodio, è incredibile comunque. Sì, vero? Ma arriveremo mai alla fine? Non lo so. C'è un cazzo di tavolo dove posso appoggiarmi un attimo io? Sì. Ci sono due piani, anche se molto bassi, vai di sopra e... Vado su, mi metto le AirPods così non li sento. Lol. Dove mi fai un... Ascolto Radio Giabba. Dio che è di meccanica. Amico, ce l'hai tu la traiettoria comunque? Mi devi dare la traiettoria. Se non aggiusto il droide. C'è la miseria. Sono questo sessantenne che l'ha congelato. Allora, siccome io ho strumenti della mia... Siete voi giocatori, io sono il master, posso siccome fare... Siccome ho sempre l'attrezzo giusto per affrontare le sfide di meccanica, aggiungo un dado potenziamento. Bene. Difficoltà? 3. No, niente, questo droide. Il mio cazzo di droide è mio. Questo droide te lo posso. Ma lo devi ricostruire dopo un detonatore termico, credo sia quello il problema. Crea di merda. Dai! Allora. Mimmi. Volevo dire tutto, ma poi lo diciamo. Forse. Un successo. Eh sì. Ce la fai. Dai. Il mio bambino. Ti metti lì. Ha un po' adesso i colori un po' a caso perché non ho avuto tempo di riverniciarlo. Capisci che si riaccende, senti un po' i servomotori che inizialmente scricchiano un po', poi li avviti, li allenti un attimo e vedi che BD ti guarda, ma capisci chiaramente cosa cazzo è successo. Ciao piccolino, mi sei mancato. Perché mi hai spento all'improvviso, ti dice? Non ti ho spento, sei esploso. Te la ricordi? Non ha la bocca, ma... Ma tu capisci, esatto. Te la ricordi la Twi'lek, quella che era con noi? Ecco, lei ti ha fatto esplodere. Non è morta, quindi pari? Ok. Molto cinico, BD. BD, è un droide, ci dobbiamo sta. Dobbiamo andare su Keldor, tu sicuramente hai, sei un astrocazzo di droide, ci avrà tutte le mappe. Ti collego a questa nave e due cose importanti, riattiva il segnale per Ahsoka e calcola un salto dell'iperspazio per Keldor. Sono un altro piano. Il piano sopra. Il piano sopra, non lo sentiamo. Scendo con BD sulla spalla e mi avvicino al posto di pilotaggio per sedermi nella parte del copilota. Ok, BD saluta tutti. Oh, ciao piccoletto. BD! Oh, ciao Coso, come si chiama? Io ancora non lo so. Ciao Cosino! E ti fissa in maniera... Io guardo appunto il robottino. Ho capito. Felice di rivederti in piedi. 50 crediti, ho risolto tutto. Ci voleva solo un attimino di... Sono contento. Va bene, posso attaccarlo alla nave? Prego. Ok, lo metto sulla console, lo collega, si spippola un po' e fa. Sì, perché dopo che sei morto è bello spippolarsi un po'. Lo farei anch'io. E gli dico di... Ok, nuova rea. Dai, su. A te i comandi, portaci fuori e io ti calcolo l'iperspazio. Va bene. Vuoi un gelato? Che cos'è un gelato? Non sai che cos'è un gelato? Non ce l'avevamo su Corus, ante noi gelati. Ai tempi del Jedi non ce l'avevamo. Ma che no, non gli davano merda. Perché se no andavano in crisi iperglicemica. Sì, cioè, lo zucchero, no? Vi sovraccitava. Non me l'hanno mai dato un gelato, non so cos'è un gelato. Puoi offrirgli un gelato, per favore? Certo. Che ne hai bisogno? Vedi me che io sto così... A cagare. Non lo sai. Mentre loro stanno facendo fare il mio. Talia. Ce l'hai, l'ho sbagliato. Mi avvicino a Talia, mentre sei così all'orecchio dico dove sto andando. Dove dice lui? Già lo vedo io? Giusto? Sì, beh, Talia, appena arrivi vicino al pancio di comando, vedi l'astromappa. È in un posto di melma, a Keldor. Grazie mille. Figurati. Io in quel momento lì apro un comunicatore. Posso farlo in modalità stealth? Anche perché ti ricordo che tu chiedendo questa informazione a lei, io sono seduto di fianco a lei. Quindi cazzo, ti sento. Tu mi hai detto, ho capito, però io ormai ho l'informazione. Vabbè, sì, questo è quello che mi interessava. Sì, io posso spostarmi e andare ad un piano superiore, a una roba, insomma. Sì, ti vedono andare via, quindi. Sì, vado via. Gelta, chi stai andando a chiamare?
ovviamente l'impero, e me ne vado dall'altra cosa. Ecco, intanto tu fai quello che devi fare, intanto io lo chiamo poi vicino, fai la tua, poi io parlo. Sì, con sì, te. Sì. Ma io in realtà molto veloce, semplicemente apro il canale di comunicazione, quello insomma riservato, quello Umma Umma, e dico semplicemente: Keltor, tutte le navi che potete. Ok. Qual è il tasto per aprire il portellone dietro? Questo. Ho avvisato Ahsoka di loro immagino che sappiano, scusami, perdonami, immagino che loro sappiano perché io sono lì e tutto quanto, quindi insomma mi basta dire questo. Torno indietro. Siccome conosciamo il nostro amico, ho avvisato Ahsoka di mandare almeno una squadriglia. Hai fatto bene. Che non ci servirà un cazzo se arrivano tutte le navi per una squadriglia. Vabbè, piuttosto che niente, per una fuga rapida. Niente, dai, guardate che non so, vi salvate. Più che altro io non so quante ne abbia ancora l'impero, un po' di certo ne ha, però noi abbiamo visto... Allora, un paio di Star Destroyer gli saranno rimasti, Anche di più di un paio. Di più, perché noi, vedendo il ritorno dello Jedi, vediamo tanti pianeti con gli Star Destroyer che crollano, che cadono, roba. Sì, allora, la flotta su Endor era più o meno metà della flotta. Grandi orsetti. Che è stata abbastanza sgominata. Mm-hmm. In realtà la maggior parte di esse, però, comunque, una volta vista l'esplosione della Morte Nera, sono fuggiti per andare in un altro posto e riassemblarsi, riorganizzarsi. Un po' di diserzione, ma niente. Sì, esatto. In linea di massima, comunque, l'impero è ancora una forza è ancora da temere. Forte, certo. Sì. Non ha assolutamente la presa che aveva prima della morte dell'imperatore, anche perché siamo in un periodo di disordine da parte dell'impero. Alcuni ufficiali imperiali comunque avete sentito che hanno proclamato indipendenza, quindi non avete idea di chi, come, cosa, in che maniera. E noi sappiamo che Eldor è sotto la Nuova Repubblica o è libero? Non ne ho assolutamente idea, controllo su Wiki. Grazie. Ho fatto una domanda che non dovevo fare. No, in realtà hai fatto una domanda giustissima. Cazzo, effettivamente. Prima che invece magari tipo lui che ne so dice trovate l'impero e magari in realtà no, sì. È un pianeta magari indipendente con... No, sicuro non è indipendente. Beh, non lo so. Però giustamente se io scrivo Keldor e basta, trovo Skeletor, quindi... Sì! Beh, però scusami, adesso... L'off cosa, però sarebbe stupido se la Nuova Repubblica ha delle estrazioni per il coso in uno dei suoi pianeti, che cazzo come faceva a non saperlo? Non è detto che... In realtà si chiama Dorin il pianeta dei Keldor, quindi sono un coglione io, però vabbè, non importa, cambia poco. Come fa a non sapere questa cosa la Nuova Repubblica, se ti... Ma come cazzo ti permetti? Sì, ma non è che ogni pianeta sa che cosa succede sul proprio pianeta. Cioè quando c'era l'impero, sì. Non è vero, ci avete avuto i ribelli fin dentro la minestra. Ho capito, ma erano pochi. Ma voi siete fuori dalle incodature, cosa stai facendo? Stiamo comunque intrattenendo. Ma così? Ma non credo. Cretino. Vabbè. Fammi controllare, giusto per essere sicuri. Sono più simpatica. Ha avuto un'infanzia meno traumatica, quella è la differenza. Forse. Forse. Ha gestito meglio il trauma. Ok. Jessica Palinculi, mentre lei è... Ok, ce l'ho. Ce l'abbiamo. Perfetto. Quindi... E sapete che è stato un pianeta sotto il controllo imperiale. È stato... Sì. Infatti. No, è che non volevo fare sentire. No, è che non volevo fare sentire la sigaretta elettronica. Oh, telecamera? No. No. Quindi era sotto l'impero. Sì. Quindi al momento potrebbe essere libero. Non sotto la Repubblica, ma libero. Non lo sapete. Potrebbe. Lo chiedo. Potrebbe. Lo chiedo da Soka. Sì, dimmi back. Amore di mamma. Amore di mamma. Sì. Ci stiamo dirigendo su. Qual è il vero nome di Keldor? Il pianeta dei Keldoriani. Sì, lo so. Dorin. Ci stiamo dirigendo su Dorin. Come mai andate su Dorin? Perché è lì che l'Alba Cremisi crediamo abbia portato il cromo ed è lì che sono in grado di raffinare il cromo in cromio, in lega di cromio. No, non avevi detto che andavi su Dorin. Sì, gli avevo detto che andavamo su Keldor, che prima si chiamava Keldor. Non aveva capito. Ma allora la papa di minchia, ma non mi ascolta sta vacca. Oh, anche meno. Sì. Dorin. Però non sapeva il perché. Dorian Gray. Gli ha detto di portare delle truppe. Sì, ma non sapeva perché. Sicuramente mi ha detto sì, Jax.
Sì, sei mutato. Come minimo, ma a me mi dà il contentino, mi dice sì, Jax, va bene, Jax, va bene, ok, va bene. Scusate, si è spento il microfono. Batterie. Non è colpa mia, si è spento proprio. Riaccendilo. No, no, le batterie. Rimettile. E riaccendilo. Manovre evasive. Non si può masterare stasera Luca, comunque. Luca è diventato Geltan e Geltan è diventato Reginald. Certo. Che volevo dire? Va bene, ho capito, bene, grazie, okay. Ciao. No, la domanda è... Okay. Il pianeta è stato liberato dal gioco dell'impero o ancora ci sono? È passato troppo poco tempo, non abbiamo potuto controllare tutte le migliaia di pianeti, specialmente nelle zone un po' più particolari. Certo, però volevo solo assicurarmene per capire se a cosa essere preparato. Va bene, chiudo la comunicazione. Rimani preparato al peggio. Come sempre. Ve ne andate o rimanete ancora un po'? Diciamo che partiamo. Okay. Sì, facciamo quelli sì. Che vanno. Una prova di pilotaggio? Eh sì. Vabbè, ti do una mano, prenditi un vantaggio. O astronavigazione? No, meglio pilotare che ne ho di più. Mm-hmm. 4 e? Un dado bianco. Un dado bianco di suo? 2 viola. 2 viola? Perché mi dai un rosso? Ma è un bastardo. Potrebbe darselo Luca io. Usando i suoi. Ma non lo sto facendo. Il lato scuro getta la sua ombra su tutto, tranne sui vostri dadi, però. Ah, perché tu dici c'è manca solo quello, no? Sì, già. Siamo oddio, e questo è nullo, suppongo, perché non c'è è vuoto, niente. È un vuoto, vuoto. Che sia sì. Un po'... Ok, un vuoto perfetto. Un po' scioltino. Va bene, po'... questi qua se ne vanno insieme. Pure. Niente, va bene, allora abbiamo 3 vantaggi. Ma li volete fare questi successi? È un gioco di merda! No, non è un gioco di merda, tirate i dadi nel cazzo, scusa, Non è colpa mia se... Vedi, guarda. Un fallimento. No, è incredibile. Oh, va così. Master, che vuoi da me? Partite, ma non prendi bene le misure per andare esattamente dove dovete andare e quindi di conseguenza finisci... Walderan. No, fammi finire. Non c'è più. In mezzo a quello che è il combattimento con la Nebulon B. Ma non è una minaccia. Ah, ecco. Quindi schivi abbastanza facilmente i colpi e non... attiri troppo l'attenzione perché hai uno scassone e nessuno quindi capito il vantaggio di avere uno scassone uscite fuori dall'atmosfera lato. Uscite fuori dall'atmosfera e mi fai un altro tiro di astronavigazione che qualcuno la aiuti e c'è BD attaccato al coso hai un dato potenziamento per BD un altro ancora? Sì no uno bianco in più ma gliel'avevi già dato uno ah ok prima ma io adesso non sto pilotando cioè, ah prende il dato. No, okay, quindi ne hai solo uno in più come prima in stand by, sempre no? Difficoltà 2 viola io sono lì che penso mamma mia cazzo che ne frega dammi un po' di forza ma io dovevo andare a pescare col walkie ma perché sono finito nella ribellione ok allora qualcosa adesso è successo più o meno va bene quelli se ne vanno questo se ne va 3 vantaggi e un successo ma un successo bastava difficile. Dai, ce l'abbiamo fatta. 3 vantaggi e un successo. Partite verso l'iperspazio. Yeah. Spatapim, spatapem. Spatapim, spatapem. Con i vantaggi che hai fatto, non venite notati da nessuno. Lo scassone, la forza dello scassone. Sì, perché è talmente... È un scassone. Po' come vedi un appunto. E dici, vabbè. È un appunto gigantesco, però la faccio intuire così. È la classica appunto bianca aziendale. Con di fianco la decolcomania dell'azienda bruttissima. Esatto, dato che non la nota nessuno, quindi potresti fare le rapine con quella. Infatti la 1 bianca, famosa. Vedi? Arrivate su Dorin. Uscite fuori dall'iperspazio. Avete già viaggiato su 3-4 pianeti tutto oggi, quindi guardate. Sai che questo pianeta una volta si chiamava Keldor? Almeno mezz'ora fa. No, ma dai. È incredibile. Cosa vediamo? Nel senso, c'è solo un pianeta o c'è gente intorno? Casino. È un pianeta, ho capito, pianeta ma ci sono come... flotte, ci sono, c'è no, qualcuno intorno. No. Più che altro... Un sole, una luna. E tanta tanta acqua, se non ricordo male. No. No. È color ambrato. Ah no, mi sto confondendo. Però loro hanno un'altra... Non loro hanno un'altra area? Sì. Hai dei respiratori? No. No. Io ho il mio. La cintura di attrezzi tiro fuori il respiratore io ce l'avrò
Aspetta che adesso dice la cazzata, vai. Io avevo... No, non è una cazzata. Ma no, perché vai. Io avevo preso il respiratore dalla nave e ce l'ho ancora. Quindi sono lei che non è il respiratore, di nuovo? Vabbè, uno suo privato ce l'ha. Privato ce l'ho, dai. Anzi, vi dirò prima. E Reginald? Reginald sta sulla nave che fa solo minchiate. Reginald sta bene così, guarda. Sta bene sulla nave. Vi dirò... Beh, siete mai stati su Dorin? No. Una volta. Quindi ti ricorderai quanto sono ospitali i nativi del posto. Che ho scoperto non si può dire più nativi, ma vabbè. Perché? Che è dissacrante. Anche tribù non puoi più dirla. Che esatto. Due coglioni, madonna. Beh, il maestro, uno dei miei maestri, veniva da questo pianeta, mi sono sempre sembrati abbastanza ospitali. Simpatico come te? Più. Maestro Pokun era molto simpatico. Certe gare di bevute. Poteva bere però. Perché... Vedi, l'eccezione che conferma la regola. Una cannuccia speciale. Comunque, avete dei respiratori? Perché qui, come sapete, l'aria. Quando Beck si guarda attorno, nota che non troppo distante dal pianeta Adorin ci sono due buchi neri. Ed effettivamente è una cosa un po' particolare. E ti viene da fare i complimenti a Nuova Rea per aver fatto un salto comunque a causa dei suoi vantaggi per non avere problemi. Quelli sono sempre stati lì. Sì, sì. Non, tecnicamente non li vedi, vedi l'attrazione gravitazionale intorno, quindi dovresti vedere tipo le stelle tutte così. Quindi non è che... Ok. Sanno, si sa... Quelli sono sempre vivete nello lì. Spazio, sapete la, come la domanda sono. Rimane. Sì, 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 no, hai ragione. Sì? Tanto di cappello, ragazza. Ho detto che so fare un po' di tutto. Siete voi che avete un po' di pregiudizi nei miei confronti? No, 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 abbiamo pregiudizi in generale nelle ultime 36 ore. È stato un viaggio molto complesso. Bravo, BD, che hai fatto il calcolo per l'iperspazio. Bravo, BD. Lo carezzo sopra la scocca. La prossima volta lo guidi tu. Sì. Cazzo, è che c'è una scuola qua? A quest'ora? Di sera, il citofono. Bussano a quest'ora del mattino. Figa, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Dentro del cibo, non so. Comunque, senza chiedere. Beh. Va bene, insomma. Merci. No, di niente. Nel frattempo io prendo un altro gelato per gli... Vabbè. Mi sono piaciuti i gelati d'Italia, eh? Entrate nell'atmosfera? E beh, per forza. Non fate niente? No. Entrate a caso? No, cioè... no, più che altro io vi dico io. Un'altra cosa che vi dico. Lo so che amate la spettacolarità, il consiglio che posso darvi in questo momento, ci sarà tempo per i fuochi d'artificio. Cerchiamo di andarci un pochino cauti. No, ma volentieri. Jax. Anche perché immagino che i Twi'lek, no, facciano simpatia, quindi... Ah. Sono goliardi. Esatto, proprio. Un po' nostalgici. No, no, dico ai Keldoriani, considerando... Cioè, tipo, Rea avrebbe già... Sì, sì. Sarebbe sì. Già con le ovaie particolarmente girate. Talia la prende più sul ridere. Ah, no, stavo ricordandomi, ma era un autoliano, tra l'altro. Sì. Sì. No, no, vabbè. Stava venendo una battuta brutta, ma non c'entrate niente voi, Twi'lek. Sai dove questa è proprio una battuta da boomer. No, non era una battuta. No, no, è che... Comunque, insomma, consiglio spassionato. Sì, direi che meno spariamo, più io personalmente sono contento. Abbiamo già dato abbastanza nelle ultime ore. Sai dove dovremmo andare? Io mi ero copiato le informazioni su Necronis, ti ricordi? Certo. Di tutti i vari carichi e scarichi della roba. Sì. Riguardando i dati... Riesco a vedere se c'è un posto di sto... Bravo Gabrio. Qualcosa che viene collegato a questo... Bravo periodo. Gabrio. Sì. Queste sono bravo, ragazzi. Ispirazione. Non c'è in non c'è... Bacino. Vabbè, mi accontento. È il massimo che posso fare. Controlli e le coordinate effettivamente coincidono, guardi la mappa, coincidono con una piccola città che si trova al di fuori di una piccola catena montuosa. Ok. Faccio vedere la mappa dal datapad, faccio ok, qui è dove dobbiamo andare, ci conviene ovviamente parcheggiare, atterrare fuori, in modo tale da cercare di essere almeno, ci vedranno comunque, ma atterrare direttamente in città mi sembra un po' troppo. Beh, se, quanto mi risulta grande la città? Mos Eisley? Di più grande della Parabiago? Allora, minchia, siamo semplicemente una nave che atterra.
Sì, infatti non dovremmo. Allora siamo semplicemente una nave che atterra. Una nave che atterra. Beh, sì. Allora sì, allora una nave di merda. Che abbiamo in testa sti merde. Anche perché non è neanche la vostra nave, okay. Quindi anche se vi stessero cercando non. E allora, come dicevo prima, dovremmo atterrare esattamente qui. Nello spazio porto. Sì. E se ci sono problemi, mostra i gradi, per favore. Perché okay. Non hai mostrato i gradi in altre occasioni? No, non me li hanno chiesti gentilmente. Anche se scorbutici, per favore mostra i gradi. Perché io di nuovo tirare fuori lo scudo e cercare di pararvi il culo. Sono un po' stanchino. Cioè nel senso, non sono stanco di farlo, sono stanco proprio io dentro. Ma più che di protezione hai bisogno di un miracolo. Non ne abbiamo bisogno tutti. Guarda, finora me la son cavata benissimo. Idem. Sto cominciando a pensare che forse il mio spirito d'avventura mi ha spinto un po' troppo in là. Forse sì. Però mi pagherete bene. Perciò, andiamo? Andiamo. Io ti pagherò bene, loro non ti pagheranno affatto. Tu mi pagherai bene. Quindi ricordatelo spesso. Mm-hmm. Quando entrate nell'atmosfera, vedete il pianeta Dorin in tutto il suo splendore. Polveroso splendore. In realtà l'atmosfera interna del pianeta Dorin è principalmente composta da elio. Quindi se vi togliete le mascherine parlerete così. Sì, esatto. Comunque sapete, guardando anche semplicemente la banca dati del navi computer, che all'interno dell'atmosfera si può sopravvivere per qualche minuto senza respiratore. È un po' difficile. Sì, morire parlando così. Esatto, chiedere aiuto risulterebbe un po'. Però voi avete i vostri respiratori, quindi in linea di massima non c'è problema. Ok. La cittadina che approcciate è una città creata principalmente per motivi industriali. La riconoscete per essere una città che probabilmente è stata costruita attorno a delle fabbriche. Avete presente come in America che ci sono appunto le città che sono state costruite attorno a tantissime fabbriche, tipo la 8 Mile, ciminiere. Sì, esattamente quello. Le ciminiere che stanno fumando, in colore ovviamente diverso da quello che è l'atmosfera polverosa ambrata che è attorno a voi. La nave passa in mezzo alle ciminiere e atterra in un piccolo spiazzo a terra, quindi non siete sollevati a terra, tondo, tipo quando Han Solo va a Mos Eisley, che c'ha lo spazio porta all'interno di un piccolo edificio. Atterrate e venite a breve raggiunti da un paio di Keldor che sembrano essere gli addetti al porto. Pressurizzo il casco. Se scendete, vi si avvicinano, appunto vi chiedono le generalità classiche. Ma in generale sto così. Tu, Gabriele, adesso hai tutti i tuoi dadi verdi. No, perché prima mi hai mandato un bacino. Quindi si annulla. Dannazione. Ha usato. sì. Chiedono le vostre generalità, a voi cosa dite? Ah, io non parlo più, parlate voi. Come il figlio di Tarkin. Un dubbio. Io... Ti guardano, non capiscono cosa. Cioè... CP9122. Gli do il mio codice identificativo da clone. Siete qui per? Affari. Ok, sarete qui per quanto tempo? Poco. Minor tempo possibile. Al massimo una rotazione. Una rotazione, ok, va bene, segnato. Hanno registrato il nome della nave, lo scassone. Lo scassone, ma in inglese è lo scassone. The scasson. Esatto. E vedete che se ne vanno tranquillamente. Ok, io attivo la mappa sul pad e vedo dove dobbiamo andare. E seguo il beep. Tu sai che prendendo il percorso, ci sono varie strade che portano al punto in cui dovete arrivare, quelle che vanno dritto al centro oppure quelle che passano per i vicoli. Capisci che la via principale probabilmente è quella più trafficata, le vie laterali invece sono un po' più coperte. Direi di passare dalla via principale in modo tale da confonderci con la folla. Eh sì. Domanda stupida, adesso
Noi come siamo vestiti? Perché adesso confonderci con la folla. Tu sei ancora vestito come quando ti abbiamo sporcato a bordo della... Io sono della... sporco. Okay. Sì. Tu sei vestito da clone. Sì, ma di cloni comunque ne girano ogni tanto per i vari pianeti. Abbastanza rari, però... E la mia armatura comunque non è pulita, rifinita, come uscita dalla fabbrica. Cioè è la stessa armatura che uso da vent'anni. Allora, posto. Perché io mi immaginavo vestito, che sia tutta blu. Io sono vestito normalissimo. Lui con la spada laser, io vestito imperiale. Non è che la spada laser io la tengo in vista. Io la spada laser, le spade laser ce l'ho nascosta. No, no, lui la tiene attaccata, testa in giù ma accesa. Sì, perché mi piace vedere da dove arrivo. Jack è un po' sbornito. È il portachiavi. Lui inserisce le chiavi nella nave e c'è la spada laser che fa da portachiavi. Esatto, comodissimo. Va bene, a posto, allora niente, era una curiosità. Comunque vi avviate e attorno a voi vedete che c'è una zona di mercato. La maggior parte ovviamente degli esseri sono Keldor. Vedete tutti voi per la prima volta Keldor senza maschera. Sono brutti. Sono brutti. Hanno la bocca verticale piena di dentini. Cioè mangiano così? Eh sì. È terribile. E hanno questi occhietti piccoli e neri. Cioè perché non hanno neanche gli occhialini. Non hanno neanche gli occhialini. Denti praticamente. Per gli umani e anche per i Twi'lek. Sono terribili. Sono un po' bruttini. Sì. Quindi... Io ve l'avevo detto che non erano simpatici. Proseguite appunto per il mercato e... Un attimo, arrivo. C'è qualcuno che vende una burina qualcosa? Forse... A livello di gravità non ha senso avere una bocca. Vabbè, ma andate a cagare allora. No, sto pensando mentre tu ti rabbi. E io ho mandato a cagare i dadi. A cagare i dadi. Pensavo che siamo andati a cagare noi. Eh no, ma io cerco di far succedere le cose, ma i dadi mi impediscono. È tutta questa campagna che è per chiunque. Cioè... Adesso prossima campagna chiamiamo dadi ancora. Però a me piace questo sistema. Sono un po' stronzi solo i dadi. Però... Trovate delle bancarelle di frutta e ci sono delle angurie quadrate. Cubiche. Cubiche però. No, piatte, quadrate. No, cubiche. Vabbè, io ne prendo un paio, me le faccio tagliare a pezzi, le do loro da mangiare. Io lo guardo. Come? Non possiamo togliere la maschera. Ah già. Lì siamo qui con questa. Vabbè, ridammela, la metto nella sportina e sacchetti di plastica. Cesto di mini. Cesto di mini, dei pezzi. Vabbè, quando riusciamo ci facciamo, perché io avrei fame, non mangiamo da giorni, io avrei fame. Vedi, avresti dovuto mangiare i miei ghiaccioli. Non mi piacciono. Però in guerra, cioè, ti accontenti, fai di necessità virtù. Ma magari avessimo avuto i ghiaccioli in guerra. Ma non siamo in guerra. La guerra è finita. È un modo di dire! Dai, su, andiamo avanti. Togliti quella spada laser da sopra di te. Molto suscettivi sull'argomento. Hai rotto il cazzo. Allora, un paio di Swoop Bike attraversano la strada e vanno verso la fabbrica che punta al tuo segnalatore. Ne ho sempre voluta una. Va bene. Quindi dobbiamo andare là? Sì. Sì. Pip, pip. Andiamo. Era per creare pathos. Quanta suspense. Certo, esatto. 8 secondi. Non c'era un motivo. Una domanda che non vi ho fatto. Vi siete portati dietro Reginald? No, c'è una nave. No. Ah, ecco. Non ha respiratore. No, non ha respiratore. Infatti avevo fatto un... Sì, ma Reginald era già morto. Signore, aiuto! No, era cianotico. Però, dietro. In effetti, domanda. Se tipo un Keldoriano su... Coruscant, gli si rompe il coso. Muore, ma tipo così, perché muore molto serio, molto proprio di sì. È perché gli si abbassa la voce, sì, tanto tantissimo. Bello. Raggiungete finalmente, dopo tutto questo incredibile pathos che ha messo Jeltan, la fabbrica, quella che avevate visto dall'alto con le grosse ciminiere. Ovviamente c'è un cancello. Quando noi siamo arrivati, né in orbita né sul pianeta abbiamo visto la Nebulon B. Non l'avete vista. E gli X-Wing? Non avete visto neanche gli X-Wing. E immagino neanche altri. C'è un... Chi? Dico neanche altri. Ho visto l'impero. Non avete notato niente che vi abbia... Niente di strano. C'è un campanello? C'è un campanello. Suonare il campanello. Ti rispondono in Keldoriano, che non conosci. Io potrei conoscerlo. Ci manda... Siamo qui per affari con Sitanor. Ha senso che... Io lo conosco. Non serve niente. Sì, ha ragione. Esatto. Vabbè, tu lascialo fare, adesso vediamo. Vabbè, semplicemente chi è? Traduco. Qual è il tuo piano? Cosa vorresti dirgli? Non ha un piano, chiaramente. Certo, non ha un piano. Piano. Dimmi cosa gli devo dire, mi pare evidente che non siamo qui per affari con Sitanor.
Ma io piccolo, piccolo, ma che c'è con Luca? No, cosa ha detto? Niente, non ha detto niente. Micro, micro. No. Talia traduce ciò che Jax ha detto al campanello nella lingua dei... Sitano non è qui. Sitano non è qui. Lo sappiamo, siamo... ci ha detto di aspettarla qui. Traduco. Giuro, non so, dammi una vibes su come parlano, che non mi ricordo. Ma sei citofono. Dai, così, insomma, traduco quello che dici. Potete tranquillamente aspettare al solito luogo. Possiamo aspettare al solito luogo. Ho finito l'idea. Ho finito l'idea. Allora è un buon piano. Vabbè, e Armored Soul finisce qui. No, io li faccio... abbiamo sempre discusso in orbita, mai su questo pianeta. Potete darci il solito luogo? Se no, che cazzo diciamo? Hai ragione. Se avete fatto affari con Sitanor, sicuramente sapete dov'è, quindi ci vediamo dopo. Gran bel piano. E tu cosa avresti fatto? Fatto saltare la fabbrica. Questo non è un'idea molto buona, te lo dico. Dovresti far saltare la fabbrica con dentro quello che ci serve. No. E io ancora mi domando come l'impero sia durato più di 5 anni. Bisogna vedere se la nuova repubblica durerà più di 5 anni. Questa è la tua risposta a tutto, Jaltan. Hai rotto il cazzo! Ok, ho capito. È colpa del governo precedente. Allora. Questo è un retaggio del precedente governo. Esatto. Possiamo tenere la politica fuori un attimo dalle prossime 6 ore, per favore? Per questo che tu mi piaci. Perché mi girano i coglioni, ecco perché. Cioè, sei tipo l'inquadratura con i cuori che tipo compare così. No, non era proprio sensata questa. Allora. Niente. Boh, a me piaceva. Comunque andate a fanculo la prossima campagna. Io vado via. Intorno al posto vedo qualcuno. Tipo, sta fumando una sigaretta, roba del genere. Sì, sì. Oddio, con un'atmosfera piena di elio, fumare una sigaretta non mi sembra una buona idea. Sta fumando una pipa. Peggio ancora, perché fa della brancia. Una pipa elettronica. Si sta drogando con una siringa. Sta facendo qualcosa. Quello lo accetto. Sta iniettando della siringa qua. Lecca le foglie di tabacco. Lui può. Loro, i caldoriani, possono, è vero. Va bene. No, c'è un tizio. Nessuno ha un'idea migliore? L'unica cosa è provare a chiedere, non ammetto di non aver... Vediamo. Ehi! Ehi! Vieni. Ti risponde in basic. Grazie al cielo. Ehi. Lazzo. Ciao, mamma mia! Ce l'hai lascio? Che devo andare a Mossad. Crediti. Senti, dobbiamo... abbiamo appuntamento con Sitanor. Quindi lo so. Ci hanno detto di aspettarla al solito posto, ma noi ci abbiamo sempre soltanto parlato in orbita sulla sua nave. Non so questo più. Perché dovrebbe essere un problema mio. Ti sto chiedendo un favore. E io cosa ne guadagno? Ma io posso fare gli occhioni. Sì. Puoi. Questi. E tipo, ecco, tiro fuori. Scusa, non posso provare. Esatto. Persuadimelo. Con il grande carisma. 50 crediti. E vedo che reazione ha. Guadagno di più alla fabbrica. Persuadimelo tu, Talia. Dai, esatto, non devo darti un mese di stipendio, ti ha fatto una domanda. Ma io non ho voglia di rispondere. Per questi ne tiro fuori 100. Devi stare rinfrescando la memoria. Dai. Vuoi veramente sprecare i soldi così? Non credo si senta. Alza la voce. Vuoi davvero sprecare i tuoi soldi così? Però l'ho detto a bassa voce. Influenza mentale. Oh, finalmente. Vabbè. Influenza mentale. Qui dice Jaltan può influenzare the gli altri. Power of penis. Ben Affleck le capacità dialettiche. Può lanciare un dado forza. Però datemi il dato quello, non questo qui. Grazie. No. Può lanciare un dado forza insieme alla prova di autorità o coercizione. Vediamo che cosa ho di più forte. Dovrebbe essere uguale. No, autorità è più forte. Ok, tiro autorità. Faccio più alto con difficoltà 1. Io corro. Quindi devo tirare questi due, lui più una difficoltà. Sì, giusto? Allora, un successo terminale, insomma, l'ultra top trionfo. Sonico, trionfo. Successo terminale bello.
un niente, due vantaggi e un lato oscuro. Un trionfo vale come un successo. Tu per attivare questa abilità che è un po' particolare ti serve un punto lato oscuro. Un punto che lato hai, oscuro. Che è scritto sulla tua scheda. Esatto. Ok, cosa gli dici? Quello che gli ho detto prima, ho detto non ti sto dando un mese di stipendio, peccato, potevi arrotondare, in ogni caso quell'informazione ci serve adesso. Non vorrai mica che andassimo dal tuo titolare a dirgli perché eri fuori a quest'ora. No, ci mancherebbe altro, anzi sono sicuro che se andate al pub dietro l'angolo troverete il posto giusto. Grazie mille, sei stato molto gentile. Prego. Andiamo. Ok, è stato facile. È stato utile. L'ha detto in maniera sorpresa. Mi fa l'occhiolino, mi fa l'occhiolino. No, lei mi fa l'occhiolino e io tipo con una lentezza impressionante. Tipo, l'occhiolino una lentezza impressionante perché in realtà quando è lentissimo nel fare le cose che gli altri riescono normali. Okay. Esatto. Quindi è bello. Andiamo a questo pub. Guardate, questo pub che ovviamente è gestito da un Keldor, all'interno la musica leggera. Musica leggerissima. Musica, Simone, musica leggera. Musica leggera tipica di Dorian e attorno a voi un gruppo di minatori stanno bevendo della spuma. Storti, bevono storti. Certo. No, bevono con la cannuccia. Certo. Loro, bevono con la cannuccia. Il barista sta pulendo un boccale. Strano. È incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Quindi ci avviciniamo? Vogliamo sì. Chiedere a qualcuno? Vogliamo solo aspettare? Dobbiamo. Stiamo qui all'uscio oppure ci sediamo e beviamo qualcosa che non possiamo fare, quindi andiamo a chiedere al barista. Jax? È il tuo turno. Appena entrate vi guardano tutti perché siete umani e è difficile vederne qua. E io mi dirigo direttamente al bancone. Buongiorno. Dell'acqua, per favore. Vedi che si guarda attorno. Sì, adesso arriva. L'acqua. E come la bevi? Con la bocca. Togli il respiratore. Puoi. Beh, puoi togliere il respiratore e bevi e rimettere il respiratore, eh? Sì. Quindi? Io prendo della spuma. Paga lui. Che gentile, Gelton. Vogliamo procedere? Chiedi quello che ci serve. Dobbiamo ambientarci nel posto. Già stiamo sì, tirando certo. Abbastanza l'attenzione. Siamo uguali agli altri, infatti. Stiamo cercando Sitanor quando torna. Ma non è così che si fa. Stiamo cercando Sitanor. Ho sentito. Questo è un coglione. Sta tornando. Sentite delle swoop bike che atterrano subito fuori. Appena le sentite atterrare, entrano all'interno e riconoscete uno dei Keldor che era sulla Nebulon. Uguali. Lo so, però lo riconosco. Però lui. Ha entrambe lui. Le braccia questo. Ha entrambe le braccia. Allora non lo conosco. È quello, allora non è la Betty. È quello che avevate visto molto brevemente, però comunque, sai, l'avete visto qualche ora fa, che entra dentro, lascia giù un paio di crediti al barista e se ne esce nuovamente. E sentite di nuovo la moto ripartire. No, non ho capito, cioè è entrato, è entrato, ha messo i crediti e se n'è andato. E non ci ha riconosciuti? No. E praticamente ha pagato un caffè sospeso a Napoli. Ah sì, ha fatto il caffè dello straniero. E quello? Ah, il barista? Sì. Ha lasciato la mancia. Per cosa? Passano sempre qua i figli di Barandò a lasciare qualche piccola offerta. Insomma, sono i nostri salvatori. Ah. Capisco. E continuiamo a guardarci. Non lo so, raga, io sto. È tutta sessione che sto cercando di capire sto dove. Sto aspettando l'acqua. Ti torta l'acqua. Bene. Bevo un attimo! Quindi quanto tempo? Un posto. Per Sitanor. Ma se è arrivato. Nome che ho qua, ma adesso ve lo dico. Ma l'altro? È il compare?
Wisepur. Ok. Se è arrivato Wisepur vuol dire che Sitanor deve essere arrivata anche lei. Sono sempre insieme. Sanno che non aveva visto anche Kari. Chi? È il bruco Gianluco, credo. Ah. Credo, non sono io, non ci siamo mai presentati, ma immagino sia il bruco Gianluco. Non conosco. Comunque aspetteremo qui, grazie mille. Ma se sta aspettando Sitanor, perché non è andato direttamente alla fabbrica? Perché ci hanno detto di aspettarla qui. Perché se... Ah, usa ancora quel trucchetto. Ok, sì, non c'è problema. Vede che abbassa la testa, si guarda attorno. In realtà basta semplicemente dire il codice. Voi siete con Sitanor, giusto? Sì. Se vi hanno mandato qua, si vede che sicuramente siete con loro. Eh sì. È molto semplice. Dovete andare lì e vi passa una pennetta. Se inserite questo nella fessura del cancello, potete entrare senza problemi. Ah, magnifico. Grazie mille. Ok, grazie mille. Gli lascio una mancia. Apprezza. Grazie mille. Bene, andiamo. Così semplice? Ci sarà qualcosa. C'è sempre un'inculata. Appunto, no, secondo me, insomma. Però io gli ho lasciato la mancia. Mentre usciamo. Talia però è un po' sospetta. Quando uscite, notate la Nebulon B sopra la fabbrica. Okay. Agganciata, come dicevo prima, a uno degli alti forni che stanno emanando del fumo. Okay. Gabriella, dicevi? Dicevo che lei però un po' è sospetta di tutta questa semplicità, insomma... cosa posso fare per confermare i miei sospetti? Una percezione, percezione, no? No, beh, ma tu no? Puoi oppure essere... lo dico semplicemente... Non c'è nessun allora. Rischio reale nel sospettare questa cosa, mm-hmm. Quindi se lo sospetti, lo sospetti. Ok. Se vuoi fare una prova, al massimo puoi avere altre informazioni, ma... Devo fare una prova? Dai, proviamo, vediamo se abbiamo qualcosa in più. Criminalità addirittura. Tre. O bassi fondi o criminalità. Ah, criminalità meglio. Ti do un'informazione diversa in base a come tiri. Ok, sì, no, criminalità è tre. Morto, 5 minacce. Con? 2. 2 di difficoltà? Sempre standard e 2. Ma vediamo se riusciamo... tenere qualcosa. Un bravo master. È un bravo master. Allora, questi due si annullano fra di loro un vantaggio. Giusto? Hai solo un vantaggio. Un vantaggio totale? Yes, un vantaggio e basta, sì. Un secondo, Quando ha detto figli di Barandò, sì. Ti è venuto in mente effettivamente che Rea te ne aveva parlato. Mm-hmm. Ti aveva parlato che aveva avuto un passato abbastanza burrascoso e che aveva vissuto un periodo abbastanza triste della sua vita come schiava dei figli di Barandò. Ok. E ti aveva addirittura detto che appunto nel suo passato c'era stata una tragedia della sua famiglia provocata da due Keldor, di cui uno coincide con, anzi entrambi coincidono con i nomi che sai. Ok. Quindi supponi che fossero i nomi che stava cercando. Ok. Sai perfettamente che i figli di Barandò sono degli imbroglioni. Certo. Nel senso, sono mercenari, sono pirati... Non sei sicura. Non hai fatto nessun successo, però questo è un vantaggio che ti dà. Però io ho un attimo una domanda. Mm-hmm. Ma i figli di Barandò sono quindi affiliati all'Alba Cremisi? O... Questo non lo sapete. Perché questo è quello che hanno detto i gemelli. Mm-hmm. Avete portato all'Alba Cremisi a romperci i coglioni. Sì. Ma loro si sono presentati come i figli di Barandò quando eravamo sulla loro nave. Mm-hmm. Quindi... Qua di nuovo ci dicono, i figli di Barandò. Quindi non sono l'Alba Cremisi o sono una branca che lavora per... Voliamola. C'è solo un modo per sapere se l'Alba Cremisi si è unita con i figli di Barandò. Seguire solo la terza un modo stagione. Per svelare l'arcano mistero che la forza e il lato oscuro ha deciso. Ma non lo sapremo stasera. Porca puttana. No. Seguire... Perché esattamente come ha fatto il Buon Gabrio con Midnight Hall...
ci sarà un'altra stagione di Armored Soul dopo la seconda parte di Midnight Run. Non avverrà martedì prossimo, quindi oggi la giocata è stata un po' spentina. Quindi io mi devo ricordare. Ok, invece sono successe tante cose. Sì, 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 ma se il pubblico sia un po' annoiato, mi prendo la colpa. Io. No. Quindi, no, amici no. A casa, se voi, come abbiamo deciso, a settembre ci sarà Midnight Old, e saranno old perché diventa vecchio, 4 sessioni, vorrà dire che probabilmente a ottobre ritorna Armored Soul. Eh sì, è già. È sì, eh. Eh sì, è Jax. E io chiedo scusa alla famiglia di quel truffatore. Non volevo fargli esplodere la testa. No. Però l'hai fatto. Io gli ho solo sparato. Ci mancavano solo quelli che dicevano. Allora. Da quando in Star Wars la gente esplode la testa? Cioè, nel senso, sono pochissimi. E perché aveva un impianto dentro la testa che ha fatto corto ed esplode. Eh sì, aveva. E un impianto cocleare, era anche purino e anche sordo. No. È vero. Sì. Era ipovedente anche. Vabbè. Sì, è che sono abituato a sparare i droidi. Aveva due bambini a casa. Sì. Così impara. Tutte e due ipermetropi. Quindi brutto, cioè che hanno più metri de... sì, incredibile, sì, incredibile, assolutamente sì. Detto questo, noi ovviamente per Armored Soul 3, se qualcuno in queste settimane qua beccherà l'easter egg difficilissimo, in Armored Soul 3 vi accompagnerà dai figli di Barandò. Si alzerà da uno dei tavoli della locanda dove siamo adesso. Esatto. Forse, chi lo sa. Chi riconoscendo lo sa. Tipo uno di noi. Non lo so, sono sicuro ci che inventeremo qualcosa. Sarò meno stanco a ottobre. Te, forse. Io me lo immagino, sei lì così di tutto quanto. Ah, e indica il cono. Ma tu sei Lord Piselloni, il famoso spugno. Ma perché? Questa era una cosa che c'era su Topolino. Mi piace volta. Questo debutto comunque, con ben due personaggi. Esatto, completamente diversi. Infatti, però a livello di caratterizzazione, sono diversi. Io volevo ringraziare ovviamente anche il team Patatail. Certo, che giustamente. Per tutte le art che ha fatto e anche l'art completamente diversa. Completamente. Italia, che... La nuova Rea, detta. La nuova Rea. Però più simpatica. C'è l'art di Rea. No, non ce l'ha. Però io ce l'ho qua, l'ho scopiazzata da una. Ma perché siamo noi ad avere dato tutta questa importanza a Reginald? Esatto. Tanto che qua mi sono scritto anche Reginald, no art. No, in realtà ce l'ha l'art, adesso ve la mostro. È un po' come loro che alla fine gli ho dovuto affiancare Nicolas Flamel, perché sennò andavano da nessuna parte. Certo. Quindi, signori, intanto che Luca cerca l'art, io vi ricordo, questa settimana abbiamo altre live. Allora, sì. Io vorrei domani, visto che sono un po' di mercoledì che lo saltiamo perché registriamo Navigavia, a me non dispiacerebbe domani fare una live dedicata un po' alla chiusura della stagione. Se qualcuno vuole stare con me, io devo lavorare come un cane. No, è tipo 14-16. E io sono in viaggio, quindi non... Allora me la faccio io, Gabriella, basta. Vengo. Ecco, fate io ci sono. Dai. Reginald. Dai, un classicone. Dai, io ci sono. Quindi, signori, domani a orario da definire... 14-16, ha detto. 14-16, dalle 14-16 ci sarà... Così Guine, poi dopo può andare là e Poraccio che c'ha pure le chiacchiere su Armored Soul, ovviamente, e Star Wars in generale. Tutte le live erano ricaricate 48 ore dopo, tranne quelle di mercoledì perché non ci sono. Vabbè, la fate voi, ci pensate sì, voi, sì, okay, sì, dovete sì, fare sì. Solo semplicemente una thumbnail, cioè non è che vabbè, si fa. Siete bravi, si fa. La faremo. Altre live settimanali giovedì. Vabbè, già è pre e per show di Lux Astra episodio 417 e venerdì niente, sabato niente, domenica niente, poi per settimana prossima ragazzi vediamo, ci organizziamo, facciamo. Vabbè, poi si parlava in un futuro non troppo lontano di cominciare a fare il rewatch di Navigavia. Sì. Però non sarà ancora il momento, non so, probabilmente mi sentirò con Gianni e con Simone su quando si vuol fare, sì. O forse anche con Samuele, adesso vediamo un po' cosa si fa, o chi vorrà. No, io il rewatch di Navigavia lo voglio fare. Mm-hmm. Sì, io non sono sicuro di voler percorrere questo difficile tragitto. Lo faccio io per te, Luca. Lo faccio io per te. Ma come lo fate anche voi nel sabbarvi tutte le volte che facciamo GDR live? Grazie. Quindi grazie mille a tutti quelli che ci hanno supportato e ci sopportano, grazie. Ovviamente. Grazie mille a tutti voi per aver seguito Armored Soul 2. Io ringrazio ovviamente anche i miei fantastici giocatori. Bravo! Bravo Master! Bravo! Mi è stato di essere all'altezza. Per il resto, Simone, se vuoi preparare un raidino, non so chi c'è online. Ci sarà Sabaku. C'è sempre Sabaku. Beh, oggi è una giornata anche particolare, esatto. No? Il gameplay di Simone. Zelda. Simone, abbiamo finito. Fatto 10 minuti. Lo sa adesso. Simone. Mo' esce.
No, non lo sa, perché sta facendo i cazzi suoi. Simone, abbiamo finito. Sì, Simone. Vabbè, possiamo cominciare a parlare. Simone, domani mattina devo partire. Eh? Anime okay. Night Live? Okay. Okay. Ok, va bene. Cioè, salutateci Anime Night Live, Lord Live. Grande, e, mio preferito. Hashtag... Muovetevi. Move along, muovetevi. Grazie ancora per essere qua con noi. Ci vediamo appunto domani con un chiacchiericcio generale dall'altra stanza. Seguite anche il resto dei social di Intel: Instagram, TikTok, anche Gabriella. Discord, e quelli di Gabriella, che ovviamente trovate come Gabriella. Grazie. Qua, perché si dice qua, non si dice Croix. Si dice Croix. Qua, ignoranti. Sì, però se io scrivo Croa, E poi ci vediamo a Torino Comics. E mi raccomando, il parole di Sia Oscuro Signore. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, bambini. Notte. Ciao, bambini.